Buonasera e benvenuti alla 26esima edizione del Palio della Rivalsa di Bettolle. Oggi, domenica 17 giugno, potrete seguire la diretta di tutto il palio, quindi sia dal fino diciamo al corteo fino alla gara finale con la famosa arrampicata sui pali, grazie a una coproduzione fra Valdichiana Media e Lightning Multimedia. Proprio grazie a questa coproduzione ci troviamo dentro gli studi di Lightning in piazza Garibaldi, la piazza centrale di Bettolle, e da qui potrete seguire la diretta che verrà trasmessa sui canali Facebook di La Valdichiana e della Proloquo di Bettolle. Proloquo di Bettolle che organizza l'evento. Quindi direi di passare subito a parlare di questo 26esimo Palio della Rivalsa con il presidente Mania Bianconi della Proloquo di Bettolle. Buonasera, benvenuta. Buonasera Chiara, grazie dell'ospitalità, grazie a Lightning Multimedia per questa opportunità. Oggi ti devo correggere, oggi è 18 giugno, non 18 17. Giugno. Sì, mi hanno informata male dalla regia, ma non fa niente. Siamo tutti emozionati, è normalissimo. Sì, oggi è una giornata veramente speciale. Per me è il secondo anno che sono alla carica della Proloquo come presidente, e è il secondo nostro palio organizzato dopo pandemia, quindi ha un valore importante per noi, perché siamo usciti dalla pandemia e è stata veramente dura ripartire. L'anno scorso ce l'abbiamo fatta, è stato un bellissimo evento, è riuscito benissimo e quest'anno sta andando ancora meglio, quindi fino ad oggi abbiamo riempito la piazza, abbiamo riempito lo stadio con il torneo delle contrade di calcetto, e la novità diciamo di questa Proloquo è che è nato un comitato palio formato da giovani motivati, energici, che io considero, sempre considerato veramente delle risorse importanti, perché hanno tra i 20 e i 32-33 anni, quindi è un gruppo di 10 ragazzi che sono cresciuti insieme, sono molto affiatati, hanno preso in mano il palio, si può dire così, e lo stanno rinnovando e innovando. Chiaramente non senza polemiche, perché è normale, è normalissimo, però ad oggi posso dire che hanno avuto ragione per le scelte fatte, e io li ho sostenuti, ho cercato di aiutarli meglio che potevo con i miei consiglieri della Proloquo, che sono stati sempre attivi, presenti, e grazie all'amministrazione, ma grazie soprattutto alle contrade, perché ripartire dopo la pandemia per loro è stata veramente dura, però ce l'hanno fatta e li vedo veramente motivati, li vedo agguerriti. Diciamo che proprio li vediamo e anche li sentiamo, perché in piazza già fremono, insomma. Sì. È bellissimo vedere la piazza piena, vedere il centro storico pieno di gente, è una grandissima soddisfazione, tantissima fatica. Immagino. Perché purtroppo il volontariato è un po' messo da parte, ci mancano comunque tante risorse, ci servirebbe l'aiuto di molte altre persone per poter fare di più. Noi stiamo seminando per un futuro e per lasciare a quelli che verranno dopo di noi, dopo questa Proloquo, dopo questo comitato, delle basi solide perché la nostra manifestazione prenda veramente il giusto risalto, il giusto lustro, non solo per Bettolle ma per tutta la Valdichiana e magari oltre. Siamo ambiziosi e quindi speriamo di arrivare a questo obiettivo. Beh, devo dire che avete seminato bene, perché anche solo guardando l'età dei presidenti e dei capitani, cioè sono veramente dei ragazzi molto giovani. Spesso si dice che le manifestazioni, soprattutto quelle storiche, quelle locali, vanno un po' a morire con chi le ha create, no? Con chi gli ha dato vita. Invece qui c'è veramente un'esplosione di ragazzi che segue il palio, che segue le contrade, soprattutto, non so, il calcetto mi sembra una buona idea per incrementare questi ragazzi. Come è nata l'idea del calcetto? Sì, l'idea del calcetto è da molti anni, è stata introdotta diversi anni fa dalle precedenti Proloquo. Mm-hmm. È per questo che io dico teniamo di conto di questi ragazzi, perché non è per niente scontato vedere dei giovani appassionati a delle tradizioni storiche, è abbastanza raro.
Venerdì sera abbiamo fatto una cena sotto i pali, la tradizionalissima cena propiziatoria, abbiamo messo a sedere 450 persone. Beh, quindi per una piccola realtà come Bettolle, per un palio giovane, perché 26 anni chiaramente non sono tantissimi, però questo è un buon preludio secondo me per aspirare a molto di più. Sicuramente. E una novità di cui parlavamo poco prima, per cui poi dopo ti dovremo salutare, è il premio dello sfarzo che viene dato al corteo. C'è sempre stato un premio che, se non sbaglio, è il piatto in ceramica fatto da Marta Tiezzi, ma quest'anno per l'appunto è stato cambiato il nome del titolo e ho visto che anche il regolamento, diciamo, è stato un po' impolpato, magari per dare anche un po' uno spirito più professionale a una festa che comunque sia, sì, è giovane, ma ha il suo spirito storico e soprattutto simbolico. Esatto, per questo abbiamo un membro del comitato che voglio nominare, perché non perché sia migliore degli altri, ma perché sia dedicata in maniera veramente importante al corteo, Margherita Marchi, e la ringrazio tantissimo, che è andata a ricercare negli archivi storici l'antico nome della Bella Betulla, mm-hmm, che si chiamava Lo Sfarzo. Okay. E ha voluto, ha chiesto, insomma, non è che ha voluto lei, però lei ha fatto questa proposta, è stata accettata dal comitato e dalla Proloco. E quindi siamo ritornati all'antico premio che è lo sfarzo, non più la Bella Betulla come era prima. Sono stati restaurati tutti gli abiti, ne sono stati fatti dei nuovi, quindi è stato fatto un grosso sforzo anche economico, per questo devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato una mano da questo punto di vista, e ho dei ringraziamenti da fare che andrò a fare tra poco, perché tra un po' sono reclamata in piazza per fare questi ringraziamenti e niente, sì, vogliamo dare più valore al corteo storico perché è una parte importante, non va dato per scontato, va fatto bene, perché il corteo storico ti deve riportare indietro nel tempo, e quindi oggi comunque tutti hanno ragazzi piercing, tatuaggi, ci sono sono state messe delle regole molto più ferree, perché diventi veramente una cosa che il pubblico deve ambire a vedere e deve sentirsi riportato indietro nel tempo, quindi nel Medioevo. E questa è la nostra intenzione, insomma. Sì, insomma, non solo una cornice a quella che è la gara, ma proprio un evento che fa parte del Palio della Rivalsa. Esatto, il corteo storico è una parte fondamentale, tra l'altro a causa della pandemia abbiamo dovuto un po' scremare. Certo. Tre anni fa, prima della pandemia, diciamo che c'era una sfilata in chiesa con la benedizione degli atleti e del drappo, e l'abbiamo dovuta togliere proprio per mancanza di risorse fisiche, perché lo sforzo dalla mattina fino alla domenica sera del palio non è semplice, però dal prossimo anno abbiamo intenzione di riproporre il corteo la domenica mattina. Così ci viviamo tutta la domenica, tutta la giornata, dalla mattina, dall'alba fino alla notte. Diciamo un'ansia che va per 24 ore, insomma. Esatto, perché così è poco, non ci basta, quindi vogliamo soffrire di più. Parlando di drappo, giusto una parola all'autore Claudio Moretti, che per l'appunto ha dipinto il panno della 26esima edizione del Palio della Rivalsa. Posso farti qualche domanda? Hai ancora qualche minuto a riguardo del drappo? Che ci dicono dalla regia? Non mi hanno chiamato, quindi ancora abbiamo qualche minuto. Allora, ho visto il drappo, ho visto una foto e devo dire che richiama molto il tema dell'acqua. È un panno molto fluido che richiama i colori, per l'appunto, dell'azzurro e le sfumature del blu. Forse proprio a simboleggiare quell'acqua che va a spegnere il fuoco che ha incendiato Bettolle. Come mai la scelta di Claudio Moretti? Se è una scelta della Proloco, ovviamente. Allora, la scelta dell'artista è sempre difficile. Non è neanche tanto facile trovare gli artisti che poi si prendano questo impegno. Per questo devo ringraziare Carlotta Tommasini, che ha scovato l'artista, l'ha contattato,
ci ha parlato, gli ha spiegato cos'è il nostro palio e così Claudio è riuscito a rappresentare quell'evento così storico e famoso al quale è rievocato il nostro palio, cioè l'incendio di Bettolle e l'acqua che va a spengere questo incendio. Quindi il drap è bellissimo, mi piace tantissimo e adesso vediamo chi se lo aggiudica. Vediamo, insomma, direi che fra pochissimo ci sarà per l'appunto la gara, quindi vedremo chi riuscirà a sollevare l'ambito drappo. Allora io ti ringrazio, ti lascio andare a premiare sia il corteo con il premio dello sfarzo, sia il tamburino e gli sbandieratori delle contrade che si sono esibiti ieri sera con un numero da 5 minuti ma che oggi replicheranno. Esatto, tra l'altro volevo dire che sono stati veramente bravi, il nostro gruppo sbandieratori e tamburini è cresciuto tantissimo, la scuola tamburini è proseguita per tutto l'inverno, si sono allenati tutto l'inverno e veramente la differenza si è vista, sono cresciuti tantissimo, abbiamo dei giovanissimi come questi che vediamo adesso della Ceppa che ci hanno veramente strabiliato ieri sera, è tanto emozionato. Vorrei ringraziare Michael Bambini, Marco Cipolli e Sofia Faltoni che stanno dietro a questi ragazzi e li hanno fatti crescere. Grazie. Anche perché è veramente un gruppo, anche come sbandierata, ho visto alcune immagini, molto diversificato da quelle storiche che vediamo in giro negli altri feste, nelle altre manifestazioni, proprio perché magari essendo una festa giovane hanno potuto, diciamo, prendere qualche pezzo da tutte le feste e avere una sbandierata che è unica, come è unico lo scopo di questo palio. Esattamente. Ok, quindi grazie mille Chiara. E buone premiazioni e buon palio. Grazie, vinca il migliore e grazie ancora a Lightning Multimedia per quello che stanno facendo. Grazie a te, grazie Chiara, ancora. È stato un piacere. Allora, io direi che noi continuiamo a vedere le immagini del corteo e vediamo la Ceppa che per l'appunto ora si appresta al numero sbandieratori e tamburino. La Ceppa che ha vinto anche il calcetto tra le contrade, quindi vediamo oggi come andrà la sua gara. Grazie a queste immagini dall'alto del drone devo dire che vediamo anche una piazza piuttosto gremita nonostante la gara debba ancora per l'appunto iniziare. Vediamo concludersi l'esibizione di La Ceppa e rientriamo in studio con il sindaco Edo Zacchei. Buonasera, benvenuto. Le manca il microfono, ora dovremmo sentirla. È spento, lo accendiamo. Ecco qua. Ora si sente, buonasera. La moglie Bianconi che era andata via è stata molto tecnica nello spegnere il microfono per evitare rumori. Bene. Do del tutto. Ma ci mancherebbe altro. Direi che abbiamo scampato il corteo perché tecnicamente anche se dovevi, diciamo, camminare con il corteo, ma invece fortunatamente ti abbiamo qui, sì, per fare delle parole. Mi è andata bene. Anche perché fortunatamente il sole oggi c'è, quindi diciamo un corteo abbastanza caldo da fare. Allora,
sindaco che è entrato in carica proprio nel momento, diciamo, non proprio migliore, visto che l'anno dopo c'è stato il Covid e il Palio della Rivalsa ha dovuto, diciamo, subire uno stop. Da sindaco, com'è vedere un Palio che riesce a ripartire nonostante uno stop così brusco e nonostante una giovane età? Perché diciamo che il Palio della Rivalsa per l'appunto oggi raggiunge la sua 26esima edizione, quindi magari non avendo radici così forti poteva anche perdersi, ma invece vediamo che per l'appunto i contradaioli fremono e c'è grande grinta. Ma certo, fa piacere vedere questa ripartenza, questa è la 26esima edizione, però il Palio mi sembra nato 28 anni fa, quindi ha avuto un paio di anni di stop causa il Covid, ma comunque non avevo dubbi che sarebbe ripreso. Insomma, sono consapevole che organizzare e portare avanti manifestazioni di questo tipo è difficoltoso, insomma, in maniera particolare in piccoli centri come i nostri, insomma, dove c'è bisogno davvero dell'aiuto e del contributo di tutti. Ma questo mi sembra che a Bettolle non manca, perché insomma, no, quando c'è da fare qualcosa, e in questo caso intorno al Palio la comunità davvero riesce a mettersi insieme e produrre sempre qualcosa di bello, di positivo, insomma, di un buon auspicio per il futuro, insomma, per il futuro del paese, della comunità, perché vedere tanti giovani, insomma, comunque ritrovarsi in piazza, divertirsi e stare bene, insomma, prendersi anche in giro, insomma, perché poi insomma è normale che tra una contrada e l'altra ci sia in questa giornata una rivalità importante, ma abbiamo sempre visto che poi comunque finito il Palio alla fine, certo, poi è una festa per tutti. Proprio una parola che insomma è stata ribadita anche da Moni è la gioventù. È un Palio giovane non solo negli anni, ma anche proprio nelle persone che lo compongono. Non c'è un ricambio, diciamo, generazionale molto veloce da quanto vedo. I presidenti sono giovani, non superano a volte 30 anni. Quindi c'è proprio una volontà del paese di rivalere sia a livello simbolico, come per l'appunto richiama il nome della manifestazione, sia magari anche a livello pratico, magari economico, e perché no, nel campo del turismo. Ma certo, insomma, io a Monia mi ha dato atto che è riuscita davvero a riportare un interesse così vivo intorno a questa manifestazione, che è vero che è una manifestazione giovane, e quindi però non ha una storicità, insomma, anche se è legata a un periodo particolare, insomma, del 1500 per la comunità, per il centro di Bettolle di allora, insomma, quindi però ecco, diciamo, è riuscita comunque a mantenere vivo anche dopo lo stop del Covid e far ripartire questa manifestazione, crearci interessi, e mi sembra che oggi la dimostrazione è evidente, insomma, i giovani ce ne sono tanti, insomma, ma in tutte le manifestazioni che nel comune vengono organizzate io vedo che sempre più i giovani sono i protagonisti, i giovani sono i protagonisti di tutto quello che viene fatto, e questo fa piacere. Forse il Covid è stato quel fatto, quella situazione che è meglio che non fosse mai arrivato, insomma, però ha ricreato, insomma, l'avvicinamento al paese, non si poteva andare da tante parti, quindi il ritrovarsi nel paese con i propri amici, che magari prima si fuggiva con più facilità a destra e a sinistra, quindi questo gli va dato atto, che è stato un elemento che il Covid secondo me l'ha prodotto, insomma, una delle pochissime, un riflesso positivo, insomma, di una tragedia di quella portata, insomma. Però ecco, i giovani sono tanti, davvero, sono davvero tanti, le contrade mi sembra sono vive, ben organizzate, hanno prodotto anche quest'anno un spettacolare corteo storico, perché insomma non è facile, immagini anche ora, non è facile vedere le contrade così organizzate, con tutti i costumi impeccabili, ben ordinate e tutto, quindi organizzate anche in maniera puntuale e precisa, insomma, quindi è bello, è una cosa che fa piacere a tutti, fa piacere a tutta la comunità, non solo di Bettolle, insomma, ma anche del comune tutto.
le manifestazioni per l'appunto sono proprio un collante della comunità, insomma. È magari il momento in cui, cioè, la comunità si sviluppa durante tutto l'anno, cioè, però proprio in questo momento, magari, diciamo, avendo i colori del proprio quartiere, della propria zona, combattendo magari anche quella persona che per l'appunto, come dicevamo, il giorno dopo ci vai a cena fuori, c'è proprio un'adesione al paese, alla casa in cui vivi, ancora maggiore. Ma questo è chiaro, ma è insito in sé questa cosa qua, quindi ecco, la rivalità, ho detto, è sul campo oggi, ma poi credo che poi in ognuno di loro che è là fuori prevale il sentimento e la voglia di aver fatto qualcosa di buono per il paese, per lo stare insieme, per aggregarsi, per creare una socialità sempre più viva all'interno di questo del tessuto, insomma, del territorio del paese. Quindi io credo dietro ognuno che oggi ha un ruolo, magari anche cioè chi è chiaro che chi gareggia, chi corre, chi sale sul palo oggi pensa a correre, far bene e meglio dell'altro, ma ci mancherebbe altro, insomma. Si dice l'importante è partecipare, però diverte anche vincere, esatto. Insomma, perché partecipare e basta sempre, insomma, se qualche volta si vince, insomma, dà anche più soddisfazione. No? Sicuramente, penso proprio di sì, insomma, diciamo che l'obiettivo è quello, poi dopo se non ci arriviamo siamo contenti uguale, ma forse è preferibile fare quello. E proprio dalle immagini che prima stavamo vedendo, se non sbaglio mi sa che il corteo è giunto alla fine, perché vedevo le contrade iniziare a stabilirsi, a sedersi sulle gradinate. Sì, credo che gli sbandieratori, i tamburini sono alla fine delle esibizioni, quindi dopodiché, insomma, partirà il palio vero e proprio, quindi i giri del paese col barellino, l'anfora e la salita sul palo, insomma. È una salita sul palo che da, diciamo, non esperta di queste manifestazioni ho trovato interessante, perché per l'appunto spesso durante i pali si parla di cavalli, di arcieri, invece qui c'è un qualcosa di diverso, perché ci sono 6 persone che vanno a gareggiare per la propria contrada e tutti e 3 fanno qualcosa di diverso, perché nonostante le prime 2 coppie corrino, comunque sia c'è la differenziazione del giro. E un palio così diverso può andare a valorizzare ancora di più il territorio e, diciamo, la città a cui appartiene, il paese a cui appartiene. Ma certo, questo è, io credo che è scontato che è un momento non solo di folklore e divertimento per la comunità, ma deve essere proiettato, insomma, fuori dalle mura del paese, insomma, perché può e deve diventare un volano di sviluppo e anche di attrazione turistica, ci mancherebbe altro, insomma, questo deve essere uno degli obiettivi che subito dopo al divertimento e allo stare insieme deve arrivare, insomma, ma certe tradizioni secondo me poi sono valorizzate, insomma, valorizzate da chi ci vede da fuori e magari può essere interessato a partecipare, a venire a vedere che cosa c'è oggi a Bettone. È una giornata diversa, è un palio, come hai detto, diverso rispetto alla solita corsa magari dei cavalli o dei somari come usano in più posti qui da noi. Questo è diverso, non credo che ci sia da nessuna parte un palio di questo tipo, quindi l'arrampicata sul palo, tra l'altro unto, che è difficile salirci, insomma, è una cosa, credo che si allenino anche tanto per poter riuscirci, insomma. Infatti se si guarda anche le vittorie, insomma, degli anni passati, più che mai se ne sono aggiudicate un paio di contrade, perché, insomma, si vede, certo. Avevano trovato la persona quando giusta, trovi la coppia che ha imparato, che ha imparato il mestiere di come fa a salire, insomma, non è facile, insomma, salire lassù, insomma, al di là della forza ci vuole anche una tecnica, credo, particolare per arrivarci in cima, quindi, insomma, quindi è un palio particolare che fu ideato da Massimo Tavanti, un mio carissimo amico che purtroppo da poco ci ha lasciato. Io mi ricordo che quando lui per la prima volta mise in piedi questo palio,
Io allora avevo un altro ruolo istituzionale, sempre in comune, ero nella giuria del primo palio della Rivalsa, quindi, e mi ricordo aveva messo a punto minuto per minuto che doveva succedere, insomma, quindi aveva organizzato impeccabile, molto bene, quindi mi ricordo che venne fuori un bel lavoro, quindi ecco, se oggi c'è questo palio, insomma, va data a quell'intuizione che ebbe lui oramai 28, forse 29 o 30 anni fa, insomma, non credo che l'ha pensato in un giorno. Insomma. No, insomma, nonostante la grande mente, devo dire che di sicuro ci sarà stato un grande lavoro dietro, perché far partire dal niente una manifestazione, riandare a trovare le storiche, le informazioni che poi vanno a comporre una manifestazione, non è sicuramente facile, anche perché per credere in una manifestazione ci vuole della realtà. In fondo ci vuole che non solo un racconto, ma anche qualcosa sia di simbolico che di storico. E infatti, parlando dei pali, magari andiamo a spiegare a chi ci segue che i pali vanno a rappresentare le 5 torri della vecchia Bettolle che presero fuori fuoco a causa di un attacco da Castiglion del Lago, che diciamo si faceva portavoce del papato. E proprio queste 5 torri che prendono fuoco, simbolicamente ovviamente nei pali c'è una piccola fiammella, vengono spente dagli scalatori che arrivano in cima, diciamo con non dell'acqua ovviamente, perché è difficile scalare anche con un'anfora sulle spalle, penso che sarebbe abbastanza difficile, però l'anfora viene portata dalle due coppie di atleti che corrono all'inizio. Quindi un palio che, diciamo, in qualche modo anche quella scalata va forse a ricordare la cuccagna che magari in queste zone veniva fatta. Sì, forse sarà stata quella, insomma, l'intuizione che ha avuto, insomma, quindi l'albero della cuccagna rielaborato su questo tema qua e su questo evento, insomma, quindi a simboleggiare, insomma, la rivalsa dei Bettollini nello spengere il fuoco che questo signore di un duca, mi sembra era Ascanio della Cornia di Castiglion del Lago, insomma, passò di qui, insomma, e decise di fare questo senza razionalità nelle guerre. Sì, non credo che aveva obiettivi specifici, insomma, perché mi risulta che era venuta qua per altre questioni, insomma. Tanto ci siamo, diamo fuoco a Bettolle. Però diciamo che Bettolini non si sono arresi. Dopo vari anni hanno detto una rivalsa comunque sia ci sta, non ci arrendiamo a questa cosa. E non si arrendono anche perché, per l'appunto, diamo questa specifica che i pali sono ricoperti di grasso. Quest'anno mi è stato detto da 250 grammi di grasso. Un grasso che ovviamente non è predisposto su tutto il palo, ci sono dei segni tra i quali per l'appunto viene messo il grasso. Quindi una difficoltà maggiore per gli scalatori che poi oltretutto sono vestiti tutti di nero, tutti coperti da capo a piedi proprio per evitare il maggiore attrito, perché bisogna farli faticare, insomma, se si vogliono aggiudicare questo drappo. Il tessuto non credo che sia un tessuto che aderisce molto al grasso. Non penso. Dovrebbe favorire lo scivolamento. Sì, immagino di sì. Vediamo ancora le immagini della piazza, non vorrei sbagliare, sono i sbandieratori della Proloco. Se mi conferma, quindi credo che siano l'ultima sbandierata prima delle premiazioni. L'ultima, sì. Quindi vediamo che gli sbandieratori, insomma, sono nel pieno del numero e fra poco la nostra Monia Bianconi, che è passata di qua per lo studio, andrà a consegnare sia il premio dello sforzo che il premio miglior sbandieratori e tamburino. Ma quindi non è il primo palio, cioè non è la prima esperienza con il palio per me, rivalsa, non solo come sindaco ma anche come tante altre cariche. Sì, io ho avuto altri ruoli amministrativi, quindi in quegli anni lì, da quando fu ideato per la prima volta, ci sono sempre stato, insomma, quindi forse qualche anno l'ho saltato, insomma, però insomma ora da sindaco, insomma, è già al di là dello stop del Covid e agli altri, insomma, ho partecipato a tutti, quindi, ma alla fine è anche divertente, insomma, mi piace, quindi una domenica diversa, insomma. L'unico difficoltà è che la terrazzina è tutta assolativo, quindi si va al mare a prendere il sole, si va anche a Bettolle a prendere il sole. È bello anche questo. In questi anni, perché insomma da giudice della prima, diciamo, del primo palio fino a sindaco, quindi rappresentante della comunità
fino all'ultimo, che cambiamento, anche magari proprio a livello di colori, di persone che si vedono nella piazza, che cambiamento c'è stato? Allora, innanzitutto vedo un attaccamento sicuramente più alla propria contrada, perché certo, i giovani che sono nella tribuna ora, magari quando fu ideato il palio, forse alcuni di loro avevano anche da nascere, quindi magari sono nati e cresciuti con il palio, per loro è storico, insomma, no? Perché l'hanno visto fin da sempre, quindi lo vivono in maniera sicuramente diversa. Vedo un'organizzazione molto migliore, quindi sono cresciuti sotto questo aspetto qui, vedo tante bandiere, tanti colori, vedo anche la professionalità degli sbandieratori e dei tamburini che sono cresciuti, insomma sono diventati, allora era un'improvvisazione, insomma è normale come la prima volta si fa una cosa, oggi sono costituiti, addirittura hanno un gruppo, vanno a suonare, a sbandierare dove vengono chiamati, li abbiamo portati più volte anche noi ai Champagne, che è un paese francese gemellato con il comune, quindi tra l'altro lì sono sempre richiesti, ogni volta andiamo vogliono gli sbandieratori di Bettolle, quindi questo ci fa sicuramente piacere. E poi ho notato una cosa che mi fa piacere, che tra le comparse, gli sbandieratori, i tamburini, non ci sono solo bettollini, e questa è una cosa che fa davvero piacere, ci sono anche ragazzi giovani che vengono da tutto il territorio comunale, quindi questo vuol dire che c'è un mescolamento che positivo, certo, perché vuol dire che ci piace stare insieme, non è così facile, insomma, sa benissimo, insomma, che è difficile, specialmente tra i campanilismi toscani e nostri, sono molto molto accesi e vivi, quindi ma sicuramente rimane, insomma, quell'aspetto campanilistico, però insomma il fatto di comunque andare a partecipare, anche se non è una manifestazione del mio paese dove abito, della mia frazione dove abito, però partecipo, quindi credo che è un segno di maturità che dobbiamo cogliere positivamente. Significa che per l'appunto c'è proprio un interesse anche dagli altri paesi, certo, non c'è magari un pregiudizio verso... No, io ho visto anche giovani di Bettolle partecipare a manifestazioni di altre frazioni qui nel comune, quindi mi fa davvero piacere. Assolutamente, di sicuro per il futuro deve essere un obiettivo quello di riuscire a far diventare le manifestazioni non solo proprie del territorio, ma anche non solo proprie dei turisti, ma proprio di tutto il luogo, di tutti coloro che vogliono partecipare, perché appunto, come dicevamo prima, sono un collante e serve a livello sociale un posto dove potersi aprire, poter essere anche tranquilli per divertirsi e festeggiare tutti insieme. Sì, questo è, sono parole sacrosante, quindi le sottoscriviamo tranquillamente. Diciamo, l'obiettivo, questo è un obiettivo che insomma che va portato avanti, insomma va cercato in tutti i sensi, insomma. Ora guardiamo un po' di immagini dalla piazza, perché noi dal nostro studio sentiamo le chiarine che per l'appunto suonano. Ora vedremo, se non sbaglio dovrebbe esserci la premiazione. Vediamo un po', insomma, la piazza. Devo dire che le gradinate sono di sicuro riempite. Sì, non riempite. Mi sembra di essere che ci sono riempite, speranze. Colorate, fumogeni, tutti i colori, ci hanno anche affumicato, per noi in terrazza il fumo viene tutto da noi. Anche noi dentro lo studio. Vediamo un po'. Si passa, stanno portando le coppe per le premiazioni, quindi vuol dire che siamo arrivati alla chiusura di questa prima fase, insomma, che è importante anche questa, perché fa parte, insomma, del palio, perché poi il palio di per sé, la corsa, si sa benissimo che come tutte le competizioni, le gare, alla fine si termina in pochi minuti, insomma, quindi in 10 minuti è passato, quindi però è tutta la coreografia e tutto quello che viene costruito intorno è sicuramente uno spettacolo, quindi da vedere. Poi ripeto, secondo me gli sbandieratori sono stati bravissimi, quindi l'ho visti tutti, sono cresciuti, so che si sono preparati e si preparano continuamente, insomma tutto l'anno si adoperano e si allenano, quindi stiamo aspettando le emozioni. Il tamburino della contrada
gli sbandieratori, scusate, della contrada. Stanno premiando sbandieratori e tamburini. Qualificati per aver proferito degli improperi durante il numero. Ma io infatti qua ero sbandieratore, quando si fece il regolamento nuovo questa cosa non c'era. Il tempo lo posso capire, per carità, può succedere, non ha problemi. Ma quello è per oggi, che non c'entra niente la sbandieratura. No, no, lo so, però... Allora... No, non è quella di ieri, è normale che ci si lascia anche andare. Stanno annunciando il vincitore. Si sente vociferare il nome dalle tribune. Sarà o non sarà? Il premio sarà scontato come sempre, o non lo sarà? Il vincitore del miglior tamburino dell'edizione 2023 del Palio della Rivalsa è Daniele Il Martello. Non abbiamo sentito la contrada. Però vedo che guardano il là. Immagino sia del Poggio a vedere dai colori. Purtroppo non abbiamo sentito il nome, ma sappiamo che voi da casa l'avete sentito. Vediamo, facciamo complimenti a Daniele del Poggio. Miglior tamburino. Esattamente, miglior tamburino. Sentiamo gli applausi della piazza, che devo dire essere stati fatti non solo dalla propria contrada, ma come dicevamo prima, da tutti. Quindi evidentemente è un premio meritato, anche secondo il pubblico. Procediamo con gli sbandieratori. Esattamente. Sono tutti in tensione, che silenzio. Adesso premiamo invece gli sbandieratori. Lui, Daniele, Silvio, sarebbe il premio sbandieratori per l'edizione 2023 del Palio della Rivalsa. Pasquale Napoli ha detto la prima cosa giusta della giornata, è stata quella della contrada della Ceppa. Quindi facciamo un complimento agli sbandieratori della Ceppa. Sì, un premio che non rientra in una singola contrada, ma che diciamo si spezza. E degli sbandieratori veramente molto giovani a vedere dalle immagini. Molto giovani. Niente, purtroppo anche di loro non l'abbiamo. E come dicevo, non sono tutti dei torini, ci sono anche dei fuori. Quindi. Ok, quindi diciamo riconosciamo il forestiero. Sì, sì. Sono di fuori, fanno anche loro, giustamente si meritano gli applausi da parte delle gradinate, da parte dei loro contradaioli. Vanno ad alzare la coppa giustamente con i compagni, perché è giusto così, insomma. Un festeggiamento molto molto sentito, veramente molto. Ci tengono, no? Perché si preparano tutto l'anno. Esattamente, anche perché... sfidando anche chi si lamenta perché non vuol sentire tamburi sotto le finestre di casa, ma quello è da tutte le parti, è così. Anche da dove le manifestazioni vanno avanti da anni. Questi tamburi tutte le sere, se vuoi andare a letto a dormire, alla fine lo fanno per qualcosa di positivo, no? Assolutamente. Per fare qualcosa di buono. C'è sempre il giusto equilibrio, insomma, che fanno fuori buon senso. Sì, assolutamente. E poi facendo un commento tecnico, da chi me l'ha detto, diciamo, non prendo tale responsabilità, mi hanno detto che la sbandierata qui di Bettone è una sbandierata molto diversa perché dalle altre manifestazioni, perché è una sbandierata che vede
prendere un po' di cose, di caratteristiche da tutte le sbandierate vicine, dei comuni vicini che magari hanno una storia più lunga ma che hanno una sbandierata fissa, classica e che portano avanti quella da anni, mentre questa mi sembra sbandierata veramente ricca. Sì, sì, è più completa, quindi hanno cercato di, secondo me, di cogliere le figure migliori delle sbandierate che ci sono in giro, quindi metterle insieme, questo quello che hanno proposto, insomma, è questo qua. Ci sono delle figure e dei movimenti che si ritrovano in più sbandierati di altri cortei storici, insomma, dei paesi da intorno. Vedo che si stanno accingendo a dare il premio dello Sfarzo, se non sbaglio. Vediamo. Del Casato vince il premio dello Sfarzo, quindi il premio del corteo. Anche qui devo dire grandi festeggiamenti tra i contradaioli del Casato, che giustamente proprio quest'anno è ritornato, diciamo, il nome dello Sfarzo, che prima Moglia Bianconi, presidente della Proloco, ci diceva essere stato ripreso. In realtà, diciamo che non è stato inventato il nome, ma è stato preso da, dalle edizioni, dalle prime edizioni del Palio della Rivalsa. Ed ecco qui i figuranti della contrada del Casato, ricordiamoli, sono Gonfalone, sbandieratori e tamburino, Paggetti, bambino e bambina, signore e signore della contrada, c'è la guardia a piedi e il capitano della contrada insieme agli atleti e agli scalatori, che adesso sono gli atleti e gli scalatori, non li vediamo durante la premiazione perché sono in riunione con i giudici e il capitano, che diciamo rivedono gli ultimi regolamenti, le ultime specifiche della gara. Gli ultimi consigli e gli ultimi richiami, insomma, sul modo di comportarsi durante la gara. Vediamo il Casato che... Tutti in posa per la foto. Esattamente. Eccoli che ritornano ai loro posti. Allora direi che con queste immagini della piazza ringraziamo il sindaco, grazie mille. No, grazie, per essere stato un stato piacere qui. Essere qua a fare due commenti, insomma, su questa manifestazione che ci tiene in maniera particolare. Assolutamente, non è detto che magari ci rivedremo fra poco, no, vediamo insomma vediamo. Come prosegue il tutto. E io invece lascio i nostri spettatori alle interviste fatte da Tommaso Ghezzi ai presidenti delle contrade. Lucrezia Grazzi, presidente della contrada Le Caselle, che viene da un anno vittorioso, visto che nell'edizione 2022 del Palio della Rivalsa proprio la contrada delle Caselle si è aggiudicata la vittoria. Quindi descrivici un po' questo anno vittorioso, questo anno contradaiolo e la preparazione a questa edizione 2023 del Palio della Rivalsa. Allora, la vittoria dell'anno scorso è stata molto a sorpresa, non ce l'aspettavamo, però per fortuna il nostro scalatore Andrea Bambini è riuscito a salire prima del tempo, prima del dovuto, è riuscito a spengere la famosa fiamma e è stato molto bello, emozionante, soprattutto perché comunque prima anno da presidente, prima vittoria subito, quindi è stato veramente emozionante. Sono agitata tuttora e la scena da vittoria è andata benissimo. Ci siamo divertiti, l'abbiamo accorpata con la nostra famosa scena dello champagne e adesso i nostri atleti si stanno allenando nonostante la pioggia, che diciamo è stato un po' faticoso allenarsi in questo, soprattutto in quest'ultimo mese, però sono carichissimi, non vedono l'ora di provare anche in queste giornate e magari di rivincere, chi lo sa. E sono troppo emozionata. Tra l'altro, presidente di contrada, molto giovane, ecco, quindi come vivi questa carica alla tanta, tua età? Tanta ansia, tanta responsabilità che sinceramente non mi aspettavo e
Non lo so, io faccio di tutto, cerco di dare tutta me stessa e di fare le cose al meglio. Ci sono anche tanti errori, vista magari la giovane età, però comunque ho un consiglio e ci sono gli atleti che comunque sanno quello che devono fare. Il nostro nuovo capitano Andrea Lavagni, che è bravissimo, e poi appunto tutto il consiglio che dà sempre una mano. Non sono da sola ovviamente, però ho comunque sempre tanta ansia. Che palio ti aspetti? Questo palio è un palio un po' particolare, perché purtroppo in questi giorni è venuto a mancare un nostro contradaiolo che ha aperto ha aperto soprattutto le porte di casa, perché la nostra sede principalmente era lì, che comunque tuttora è lì, quindi sarà faticoso quest'anno, anche perché è successo proprio adesso. Però noi ce la mettiamo tutta, perché lui era contentissimo di vedere anche noi giovani partecipare, e quindi penso che sia assolutamente fiero. Sandro Chiancianesi, presidente della contrada La Ceppa. La Ceppa che, come ogni anno possiamo dire, si presenta al Palio della Rivalsa da temuta, con una squadra di atleti sempre molto preparata. Quindi come è andata la preparazione a questo Palio della Rivalsa 2023? Questa preparazione è andata molto bene anche quest'anno. I ragazzi, diciamo che si sono impegnati molto, è già 2 mesi che si allenano. Abbiamo delle new entry perché è cambiato qualcosa nella nostra contrada, ci sono stati dei nuovi ragazzi che vengono da fuori, cosa che non c'era mai stata nella nostra contrada, quindi sono dei ragazzi che vengono da Sinalunga nella corsa e soprattutto nel tamburino e sbandieratori, quindi siamo molto contenti di averli inglobati nella nostra contrada e niente, gli auguro una buona fortuna per questa gara che ci sarà a breve. La Ceppa si è già portata in saccoccia un premio perché ha vinto il calcetto delle contrade, che negli anni, diciamo, è diventato sempre più ambito e sempre più combattuto. Come ha vissuto la contrada questa vittoria? Ma sicuramente in modo positivo, perché è stato un bel inizio di Palio della Rivalsa. Ci siamo divertiti soprattutto, i ragazzi sono rimasti molto contenti e hanno festeggiato e niente, sono proprio contento di questo risultato, perché ha fatto vedere il bel gruppo che siamo. E che palio ti aspetti? Ma io mi aspetto un palio molto combattuto quest'anno, secondo me non c'è una favorita, tutti sono alla pari e quindi spero che vinca il migliore. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Pier Francesco Consiglio, capitano della contrada Il Casato. Scusate un attimo ragazzi, ti volevo guardare, te o lì? No, ti guarda lui. Ok, se no. Pier Francesco Consiglio, capitano della contrada Il Casato. Come la contrada si è preparata a quest'anno contradaiolo, a questo palio della Rivalsa 2023, che aria si respira in contrada? L'area è molto serena, ringiovanita, tanti nuovi ragazzi sono entrati a far parte della contrada, il consiglio si è rinnovato poco prima dell'inizio del palio, questo per me è il primo anno da capitano, e sono venuti dei ragazzi nuovi a fare sia il calcetto sia il palio, quindi nuovi atleti. Stiamo cercando anche tra i giovani che a causa Covid sono un po' smarriti rispetto agli anni passati. L'obiettivo è anche il palio dei cittini, quindi proviamo a vincere quello per poi affermarsi negli anni futuri, e siamo fiduciosi, il primo palio è sempre una bella emozione e vediamo come va. Proprio questo ti volevo chiedere, il 2023 il primo e unico palio che lampeggia nell'Albo d'Oro del Casato risale al 2013, quindi si festeggia in qualche modo il decennale di quella storica vittoria. Come viene percepita in contrada questa vittoria, il ricordo di quella vittoria, e come ci si prepara alle future? Non c'è pressione da questo punto di vista, festeggeremo il decennale spero nel migliore dei modi. Ci auguriamo di bissare quel successo, anche se ovviamente non sarà facilissimo, insomma le contrade sono tutte preparate e gli atleti si sono preparati sicuramente tanto, vediamo come va. Che palio ti aspetti da questa edizione 2023? Competitivo, cioè l'obiettivo nostro principalmente è quello di tornare a competere e perché no alzare anche il palio, insomma se possibile.
Tommaso Terrosi, presidente della Contrada Il Poggio. Come è andato quest'anno Contrada Iolo, questo 2022-2023? Ma com'è andato? Siamo partiti male 2022 per la sconfitta ricevuta da parte della Contrada Le Caselle. Ci siamo rifatti sotto, gli atleti si sono allenati copiosamente e con grande impegno. Speriamo di partecipare, l'importante è quello e soprattutto divertirsi. E nulla. E quest'anno c'è un cambiamento importante nella compagine. Sì, c'è un cambiamento importante perché il nostro scalatore di fiducia, diciamo così, Leonardo Colledà, appunto, quest'anno pulirà il palo a Pietro Madonia, che è un ragazzo che si è allenato tanto negli ultimi anni e quindi daremo la possibilità di fare la gara del palio. È una contrada che apre a giovani, quindi. Sì, sì, molto aperta a giovani. Quest'anno si è rinnovato un po' tutto, sia donna col barellino, atleti col barellino, insomma, e anche sugli scalatori. E senti, da questo 2023 che gara ti aspetti? Da questo 2023 sicuramente sarà una gara molto combattuta, perché ho visto tanti atleti in forma di tutte le contrade. E vabbè, la speranza è sempre quella poi, di spengere la fiaccolina. Vediamo un po' che viene fuori. Ma ti faccio una domanda scomoda, però la faccio al presidente del Poggio perché so che è la contrada più calda e rumorosa. Secondo te c'è un favorito quest'anno? Certo, c'è sì un favorito, la contrada Le Caselle. Giustamente l'ultimo vincente è il nuovo favorito. Grazie Tommaso. Grazie a voi, buona serata. Allora, siamo insieme a Massimo Betti, presidente della grande contrada Montemaggiore. Come è andato Massimo quest'anno Contrada Iolo? Per ora sta andando abbastanza bene, gli atleti sono in formissima. Speriamo nella buona sorte e quindi tutto a posto. Per questo momento è positivo. Sappiamo che c'è una grande novità, finalmente la contrada ha una cosa importante, raccontacela te. Sì, quest'anno abbiamo inaugurato la sede della contrada Montemaggiore, grazie alla famiglia Bacconi e alla famiglia Terti, che ci hanno donato questa sede e l'abbiamo inaugurata. Di conseguenza i ragazzi e tutta la popolazione di Montemaggiore ne può usufruire in qualsiasi momento. Bene, bene. Senti, c'è un favorito secondo te di questo palio? Favoriti ci sono sempre, però secondo me ce n'è una che non vince. Ragazzi, vince Montemaggiore, assolutamente vince. Non è per nulla scaramantico, Massimo. No, io se devo fare il tifo per qualcuno, fa il tifo per me, ragazzi. Cioè, certo. Voi mi potete capire, io riconosco solo questi colori. Poi bravi tutti, però non posso dire che può vincere un'altra contrada. Farei un torto ai ragazzi che si sono impegnati fino ad ora. Bene, bene. L'ultima domanda riguarda il palio. Tutte le serate, ecco, come è andato il palio dei bambini, dei cittini e come è andato, come andrà secondo te questa tutta la manifestazione? Allora, è normale che ci sia un po' di difficoltà perché come il tempo non ci ha aiutato fino a ieri sera, però già da ieri sera che ci ha permesso di rifare il palio dei cittini c'è stata già un po' di affluenza in più. Io, dalle poche cose, le chiacchiere che si sente, credo che sia un anno molto positivo per Montemaggiore e per tutte le contrade e per la Prologo stessa. Bene. Tommaso Ghezzi per le interviste fatte, che magari non sappiamo, forse rivedremo qui fra poco. Noi siamo qui con Cecilia Bernardini, vice sindaca ed ex segretaria della Proloco, ma anche contradaiola, diciamo. Che aria si respira oggi qui in piazza Garibaldi, qui al 26esimo palio della Rivalsa? È un'atmosfera chiaramente emozionante perché ho vissuto questa esperienza da tre, diciamo, angolature diverse.
quindi trovarsi dalla parte dell'amministrazione è una grande emozione, ma perché quella emozione l'hai vissuta nel preparare il palio e sai quante energie, quanta forza di insieme ci voglia per organizzare una manifestazione del genere. E quindi è un grande orgoglio vedere il paese in cui sono nata e di cui ho fatto parte anche dell'associazione che si animi così fortemente con questa forza vitale di giovani che per una settimana danno veramente vita al paese e portano anche coraggio a tutte le varie iniziative che ci saranno dopo, come ad esempio Chiana Libera Tutti, Rock Festival, che è ancora questa ondata giovanile. E quindi mi riempie di emozione perché comunque ne ho fatto parte, ho visto anche le varie difficoltà dall'altra parte che si hanno ad organizzare un evento del genere e quindi sono molto orgogliosa della Proloco di Bettolle, di tutti i giovani, di tutto lo sforzo delle contrade che mettono in campo dalle scene alla preparazione degli atleti. Quindi è un momento molto emozionante per me. Immagino, e devo dire che ho sentito una bella parola che è quella dell'orgoglio, perché magari non sempre viene detto e non sempre viene sottolineato, ma essere orgogliosi sia da contradaioli che poi da amministratori, quindi magari con una responsabilità e con una carica anche maggiore rispetto a quella che si aveva da contradaiolo. Il contradaiolo vive l'ansia della gara, mentre magari l'amministratore vive l'ansia che tutta la manifestazione vada nel miglior modo possibile. Ed esserne orgogliosi devo dire che è una cosa bella, perché significa che la manifestazione funziona a 360 gradi. Sì, sicuramente sì, ma è anche un orgoglio perché è stato un percorso. La Proloco nasce nel 95, nasce con la mostra dei presepi e poi nel 96 si ha il primo palio. Tanti presidenti, dal già ricordato Massimo Tavanti al giornalista Nucci, a tante anche donne, perché negli ultimi anni la Proloco si è anche vestita di rosa, si è vestita al femminile, donne che con grande coraggio hanno anche arricchito ogni anno di più di eventi e di particolarità questa manifestazione. Quindi le voglio anche ricordare, sono la presidente Tatiana Roggi, la presidente Licia Ghezzi, che ha proprio dato una svolta nell'importanza di questo palio, Maria Pia Capitani, Roberta Bemoccoli, Franco Farzi, fino ad arrivare Bianchini Davide, mio grandissimo amico, e fino ad arrivare a Monia Bianconi, che si è assunta una responsabilità importante proprio negli anni anche difficili che abbiamo attraversato. Noi per 2 anni non abbiamo fatto il palio, ma Monia ha continuato a crederci e quindi oggi siamo qui con una piazza gremita di contradaioli, di spettatori, e quindi questo ci fa veramente forti che questa manifestazione possa continuare nel tempo a crescere nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Assolutamente, devo dire che, come prima ho detto anche a Monia, è uno sforzo che si vede, che di sicuro è stato ripagato, perché a partire dal corteo, su cui mi è stato detto che si è lavorato molto negli ultimi anni per renderlo, diciamo, proprio d'ordine, un corteo preciso che possa valere il tempo che tutte le persone, tutti i contradaioli ci investono, fino per l'appunto alla gara, che comunque sia non è facile ripartire essendo una manifestazione così giovane dopo uno stop così forzato che diciamo non era minimamente voluto. Quindi veramente i complimenti per per come si è svolta questa manifestazione e per come ci si è ripresi e ci si è rimboccati le maniche. Ora, a proposito di rimboccati le maniche, vedevo che spargevano il grasso sui pali, un grasso che per l'appunto è animale e sono 250 grammi, quindi insomma diciamo che l'avventura è abbastanza grande per sì, i nostri scalatori. È un grande sforzo fisico sia degli atleti con il barellino, perché comunque mantenere in corsa l'equilibrio non è semplice, poi c'è il grande sforzo della scalata e quindi fa variare anche la gara da pochi minuti fino al tempo massimo, perché poi dipendono anche, mi dicono gli esperti, dalle condizioni atmosferiche, certo, dal tempo del grasso di asciugarsi, quindi viene richiesto anche un notevole sforzo fisico e una notevole preparazione atletica. Quindi anche dedicare il tempo solo per 5-6 minuti, 10 di gara, è un grande regalo, un grande dono per il nostro paese. Assolutamente, perché i ragazzi, sia quelli che corrono che quelli che scalano, sono proprio atleti, cioè fanno le prove, si allenano, quindi c'è
dedicano il loro tempo alla contrada, non solo durante festeggiamenti ma anche con lo sforzo, anche con la fatica. La contrada per l'appunto non è solo festa come può magari sembrare da fuori, ma anche dedizione, fatica e anche lacrime spesso quando la contrada sì, perde. La vivono a 360 gradi, da montare tavoli, le sedie, servire, fino a fare gli atleti, fino finalmente a festeggiare, quindi sì, la vivono a 360 gradi. Secondo me è anche una bella palestra per crescere, ecco, il Palio della Rivalsa, non a caso della Rivalsa. Assolutamente. Ti va di dirci qualche cenno storico, perché diciamo ne abbiamo parlato, ma proprio sulla storia di perché questa Rivalsa? La Rivalsa sono state fatte ai tempi delle ricerche, soprattutto da Massimo Tavanti, insieme ad alcuni bettollini dediti proprio alla storia del nostro territorio, della Rivalsa, una rivalsa contro il signore Ascanio della Cornia che ha incendiato il piccolo borgo di Bettolle e di conseguenza il nostro palio ricorda proprio questo, la rivalsa dei bettollini che videro sgretolarsi le fiamme il loro piccolo borgo, oggi ancora corrono con un'anfora che simboleggia un'anfora piena d'acqua per spegnere quel fuoco, quindi ci rivaliamo di tutte le difficoltà che dalla fine del 1500 non ci hanno mai abbattuto definitivamente. Quindi all'interno di questa storia semplice che non ha una grandissima documentazione c'è anche un messaggio forte, la rivalsa, la speranza, anche nei momenti più difficili quello sforzo fa spengere il fuoco dell'ostacolo, quindi anche un bel messaggio forte. Assolutamente, in quella gara che può sembrare solo fisica in realtà c'è una valenza simbolica molto forte anche a livello emotivo. E ricordando un po' i passaggi tecnici del percorso, insomma, ricordiamo ai nostri spettatori che le persone che gareggiano, gli atleti che gareggiano per ogni contrada sono 6, divisi in coppie e ogni coppia diciamo che ha un compito diverso. La prima coppia è quella diciamo dei corridori insieme alla seconda, con barellino e anfora partono, fanno un giro del paese. Ricordiamo che la prima coppia ha obbligo di genere, cioè ci devono essere un maschio e una femmina. C'è qualche nota specifica a questa scelta o... Ma da subito, inizialmente il palio era formato solo dai due atleti maschi e femmina, solo in un secondo tempo si è aggiunto l'equipaggio maschio-maschio. Okay. Quindi diciamo che fin dall'inizio c'è stato un'attenzione particolare per la parità e ci sono state anche delle grandi atlete femmine. Ad esempio oggi abbiamo visto Marika Pinzuti che era vestita invece la dama per la contrada delle Caselle, ha vinto tantissimi pali. Poi dopo, solo in un secondo momento, si è aggiunto l'equipaggio uomo-uomo. Quindi diciamo l'interesse per la parità c'è stata fin dagli albori del nostro palio. Sì. Che magari diciamo può sembrare un'idea venuta da poco, invece per l'appunto è già alle origini, è già alle basi. E infatti ricordiamo che oltre la prima coppia che fa solo un giro, che porta il barellino e l'anfora ricordiamo simboleggia l'acqua che va a spegnere le torri, arriva la seconda coppia, alla quale viene lasciata l'anfora e fa ben due giri questa volta. E alla fine dei due giri non viene lasciata l'anfora, ma viene passato il testimone, il foulard, ai due scalatori che poi andranno a scalare i pali che sono posti in piazza Garibaldi. Quindi diciamo una bella differenziazione a livello di prove fisiche. Ti ricordi un palio particolarmente sentito che hai pensato chissà se ce la faccio fino alla fine a restare qui vigile? Allora, forse l'emozione più grande l'ho provata due volte. L'ho provata il primo anno, che ancora, perché io ho una storia particolare, sono più diventata affezionata alla contrada più da dentro la Proloco. Okay. Quindi ha funzionato un po' all'incontrario. Prima in Proloco, dove ho scoperto veramente l'entusiasmo, e poi la contrada. Il primo palio sicuramente perché era la novità. Certo. Quindi vedere già il corteo e poi la gara. E poi sinceramente anche l'anno scorso, perché è il primo palio dopo la pandemia e quindi mi ha particolarmente emozionato. Poi diciamo la bassa voce ha vinto anche la mia contrada, le Caselle, quindi è stato molto bello. Ma a prescindere da chi avesse vinto era proprio il ripartire che era importante. Assolutamente. E infatti ricordiamo Caselle adora... spuntano diciamo le altre contrade con ben 10 vittorie, quindi
chissà, magari senza gufare ovviamente, perché sia mai, non venga mai detto che la presentatrice ha gufato, vedremo magari una gara anche abbastanza tormentata, mi hanno detto, perché mi hanno detto che nella provaccia insomma è stata un testa a testa fra il Poggio e le Caselle, le Caselle che hanno vinto la provaccia, e quindi ricordiamo che oggi partiranno nella prima posizione e soprattutto partiranno in piedi, quindi ecco, diciamo, hanno questo favoritismo. Vantaggio. Esatto, e dietro le Caselle partirà il Poggio, poi la Ceppa, poi Montemaggiore e il Casato, che sembrano quasi essere in ordine di vittorie, se non fosse che il Poggio e la Ceppa, diciamo, sono invertite, perché la Ceppa fino all'anno scorso era a parità con le Caselle con 9 vittorie. E altri, diciamo, momenti in cui hai pensato è un palio fatto bene, è una bella manifestazione, perché anche oggi per l'appunto si parlava anche col sindaco, anche con Monia Bianconi. Ci sono molti turisti, ma soprattutto ci sono anche persone che magari non sono di Bettolle, ma sono di comuni vicini. Quindi significa che non ci sono pregiudizi, che non c'è territorialismo, c'è un'apertura molto evidente. Sì, c'è un'apertura, un interesse. Io credo che la storia locale con questo genere di manifestazioni sia un qualcosa che in questi ultimi anni è stato molto rivalutato e molto enfatizzato, quindi sta a noi coltivare tra virgolette questa tendenza. Ritorno alla domanda che hai fatto prima sui pali emozionanti, ce ne ho altri due. Ecco, perfetto. La prima volta che ha vinto la contrada del Casato, che ho visto quasi tutti piangere nelle tribune, e qua la prima volta che ha vinto il Poggio, perché è importante anche un equilibrio nella competizione per non spegnere l'entusiasmo di questi giovani ragazzi, no? Quindi mi è venuto, diciamo, questo ricordo di un signore anziano, lo voglio ricordare, Nando Bambini, che purtroppo ci ha lasciato, che anche lui ha creduto fermamente nel palio, che si è emozionato, e c'è una bellissima foto mentre bacia il palio, che testimonia, penso, l'amore e la dedizione per questa manifestazione, perché la manifestazione è di tutti coloro che si adoperano, dalla più piccola alla più grande delle cose fatte in questi lunghi anni. Ed è proprio queste emozioni che, diciamo, vengono fuori, che sono quelle che poi legano anche le generazioni più giovani alla manifestazione. Se viene vissuta con empatia, con emozione, non rimane qualcosa di puramente dedicato alla sfida, di puramente agonistico, ma diventa proprio qualcosa con cui ci cresci, con cui ti formi, che a livello emotivo ti prende. Devo dire che è ciò che rende bello questa manifestazione, ma in particolare tutte le manifestazioni del territorio che avvengono nei comuni e che avvengono tra contrade. E noi sentiamo ogni tanto, diciamo, sentiamo come sfondo, come rumore abbiamo la piazza, perché per ora stanno untando i pali, ma dopo l'untura tecnicamente c'è l'avvio della gara. Quindi hai visto le prove? Hai visto la provaccia? Ho visto la provaccia, è stata veramente combattuta, e poi, diciamo, è un po' un banco di prova anche per la tenuta emotiva dei vari atleti, perché poi c'è anche quella componente lì, c'è la componente del caldo, perché la provaccia si fa di notte, oggi invece la temperatura è molto elevata, e quindi è sicuramente un momento molto complesso da gestire sia fisicamente sia emotivamente. Vedo tutti molto presi, molto attenti e anche molto emozionati. E vediamo dalle immagini che vedete anche voi da casa che gli atleti si stanno, diciamo, mettendo in posizione. Sì, preparano i barellini. Assolutamente, vediamo che insomma ci sono, procedono. Grande tensione. Poi ci sono i giudici, intravedo insomma i giudici intorno agli atleti che osservano tutto, come si posizionano, anche come sono vestiti gli scalatori, visionano tutto. Sì, infatti, come vi ricordiamo, ma come abbiamo già detto, gli scalatori durante il momento della vestizione vengono visti dai giudici, vengono osservati dai giudici affinché, diciamo, rispettino il regolamento. Esatto, esatto. Il compito del giudice è un compito molto molto delicato, anche perché sono dispiegati lungo tutto il percorso.
Quindi ecco, diciamo che non perdono di vista i ragazzi. Mai. Vediamo ora, diciamo, degli abbracci fra Contrade che spiegano quello che abbiamo detto finora, che la manifestazione non è solo agonismo ma è anche amore verso il proprio paese, insomma. Ed eccoli, ricordiamo l'ordine di partenza: le caselle, le quali hanno vinto la Provaccia, che quindi partiranno in piedi, a seguire il Poggio, la Ceppa, Montemaggiore e il Casato. Vediamo, diciamo che si stanno dando forse gli ultimi consigli, forse gli ultimi in bocca al lupo prima della partenza effettiva della gara. E proprio in questo momento in cui, diciamo, viene spezzata e si va finalmente al momento drastico della gara, ti ringrazio per essere stata qui. Grazie a voi mille per le informazioni, diciamo, anche storiche che ci hai dato, e buon palio allora anche a grazie. Te. Grazie. E mentre guardiamo per l'appunto gli atleti che si preparano, io direi che do il benvenuto a Tommaso Ghezzi nello studio, che finalmente abbiamo, è arrivato in corsa. Spento. Okay. Buonasera, nonostante, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Nonostante l'esperienza, le emozioni del palio ancora, diciamo, che frega. Sì, infatti sono entrato proprio nel momento in cui solitamente i bettollini iniziano a tremare. E infatti ti vediamo. Esatto, io spero di poter commentare con te, Chiara, questa gara che quest'anno si preannuncia molto combattuta, perché è un palio che torna ad essere corso, si può dire, alla pari. E vediamo le caselle che possono contare, no, sul piccolo vantaggio che gli è dovuto dalla vittoria della Provaccia. Quindi partono dal primo box con l'anfora già posizionata sul barellino e con la posizione di partenza già in piedi con l'anfora già posizionata. Che però, diciamo, che in una gara che ha così tanti risvolti non sempre può, cioè, avere un vantaggio decreta già il vincitore. Assolutamente, le variabili sono tante e siamo tutti curiosi. Io per esempio sono curiosissimo di sapere come i pali abbiano reagito a queste ultime piogge, perché la pioggia, finalmente ecco, sì, quadrato. Io vi chiedo perdono per la mise, ma oggi è una giornata calda in tutti i sensi, quindi sono in maglietta e jeans. Ci perdoneremo. Grazie. È interessante sapere come i pali abbiano reagito ai giorni di pioggia, perché questi pali iniziano ad avere un po' di anni. I pali ogni tot vengono cambiati, ogni 5-6 anni vengono cambiati, e quelli di quest'anno iniziano ad avere 5 anni e hanno subito la pioggia degli ultimi giorni, quindi può essere che la scalata sia molto complicata. Ancora e più è complicata la scalata e meno rilevante nella prima fase è la corsa con il barellino. Diventa rilevante se appunto il tempo scade, certo, e a quel punto vince la Contrada che è arrivata prima in piazza. Ricordiamo, quindi, a chi ci guarda, scusami se ti interrompo, che finora non l'abbiamo fatto, che nel caso nessuno riuscisse a scalare il palo, vincerebbe la Contrada che è arrivata prima con il barellino. Quindi noi ovviamente speriamo di vedere una bella gara tra gli scalatori, perché forse è un momento avvincente, essendo il culmine. Sì, anche simbolicamente, no? Spegnere la, certo, fiaccola significa in qualche modo domare l'incendio. Quindi sentiamo, lo speaker sta dando gli ultimi accorgimenti alla piazza. Intanto non so se l'avevate detto, ma poc'anzi sono stati estratti i pali e, se non sbaglio, il Casato ha il palo più vicino alla chiesa, quindi quello, per più vicino sulla strada, insomma, quello che vediamo adesso nell'inquadratura che la regia sta mandando, quello più vicino a noi è quello. Anche qui si dice che sia quello più esposto al sole, quindi in qualche modo può avere un vantaggio, ma sono molto piccolezze, più dicerie, diciamo, e chiacchiere che altro. Mi sa, ci siamo, c'è stata una falsa partenza, non c'è so. C'è stato un accenno di partenza. Questi sono momenti che difficili. Sono difficili, sono. Noi purtroppo non avevamo accennato, diciamo, c'è un campanaccio. La numerazione dei pali, perché non sentiamo, certo, benissimo. Però ecco,
Le immagini ci sono, quindi okay, ci baseremo su quelle. Quello è il rumore. C'è un campanaccio che segna lo start, insomma, quindi siamo tutti in attesa di sentire il segnale. Ecco che i barilieri si mettono in posizione, le caselle ovviamente in piedi dal box numero uno. Assolutamente, vediamo che diciamo nelle coppie le donne sono state posizionate tutte per prime, diciamo, non sono dietro il barellino ma sono nella fronte. Sì. Ai vostri posti. Eccoci. Partenza. Eccoli. Le caselle sfruttano da subito il vantaggio. Ma il Poggio devo dire che anche Montemaggiore, Montemaggiore mi Montemaggiore e Poggio, ma come avevo detto gli atleti si sono preparati molto bene, quindi tutti dovrebbero saper gestire perfettamente gli equilibri dell'anfora. Le inquadrature, il casato, la ceppa, Poggio, Montemaggiore in ultima posizione. Sì. Però ricordiamo che insomma questo è il primo equipaggio, esatto. Ci sono altri, cioè questo è il primo giro e poi altri due con il secondo equipaggio. E nel secondo, il secondo equipaggio regala sempre delle sorprese, diciamo. Ci sono, ecco, vediamo l'inquadratura dal drone che ci fa vedere la via che i bettolini chiamano dietro il fosso. È proprio il giro così che viene definita, è il percorso che circonda, no? Il centro storico di Bettolle. Le caselle mantengono la posizione in maniera abbastanza costante per adesso. Hanno abbastanza metro rispetto alle seconde posizioni che per adesso neanche riusciamo a scorgere. Dal drone non si vedono. Questo è un momento chiave perché dopo quella curva là la piazza inizia a vederli e quindi è un momento in cui la piazza inizia a reagire, come stiamo sentendo. C'è stato anche una caduta credo Ceppa, Montemaggiore, Poggio, insomma uno dei tre si sono incastrati proprio all'ultima curva. Ecco il primo equipaggio che passa l'anfora al secondo equipaggio e la seconda coppia di caselle, delle caselle che parte. Ancora non vediamo le altre contrade arrivare. Terzo posto entra in piazza. Vediamo il Poggio è seconda a seguire Montemaggiore. Montemaggiore terza per adesso, il Poggio parte agilmente in seconda posizione. C'è il cambio di testimone di anfora della Ceppa. Le caselle tengono in maniera salda la prima posizione con un buon distacco a questo punto, possiamo dire, ma non è detta l'ultima, esatto, parola. È tutto molto che la scalata, insomma, difficile. Sì, sì, è tutto molto difficile, soprattutto questa coppia deve fare due giri. Per chi magari sta guardando questa manifestazione per la prima volta e magari dice sì vabbè, ma che saranno mai due giri, ricordatevi che si corre senza le braccia, perché le braccia sono impegnate in una struttura che insomma pesa e non c'è quel il bilanciamento della corsa, va gestito. C'è una parte teorica abbastanza importante in questa corsa perché naturalmente diciamo ci diamo un movimento con le braccia, ma qui è impedito. Entrambe pratiche, sia la corsa che la scalata, che non vengono praticate in nessun'altra manifestazione, quindi anche se un forestiero, uno straniero prova, non esistono campioni in questa cosa, per saperla fare si va fatta qui. Bisogna provarla, non si sa. Le caselle concludono il primo giro del secondo equipaggio e quindi inizia il loro ultimo giro del centro storico. Il loro distacco è ridotto perché il Poggio, il secondo equipaggio del Poggio sta andando veramente forte. Ha recuperato tantissimo, sì. Questa è dimostrazione che stanno spingendo tanto. Stanno andando forse più veloci in questo momento perché si sta abbreviando sempre, stanno attaccando più, diciamo, le caselle, quindi a questo punto provano a giocare sulla difensiva stringendo la curva, ma c'è un sorpasso in atto forse in questo pezzo dritto. Vediamo il Poggio che pareggia praticamente le caselle e le va a superare. A questo punto il Poggio ha superato le caselle, se tanto ci dà tanto. Vediamo appena
immagini del drone ci danno conferma. Sono sempre lì, il Poggio è passato in vantaggio. Assolutamente. Poggio è passato in vantaggio e perché stavano andando obiettivamente molto più forte. Una prestazione veramente bravissima. E questo punto è molto difficile perché c'è l'ultima... C'è l'ultimo scollettamento posto, prima della curva della che rimette la corsa. Sentiamo in piazza, la piazza, la piazza che vede il Poggio in prima posizione e quindi a questo punto dovrebbe concludersi la gara così. Vediamo il Poggio che sta superando il commissariato dei Carabinieri e entra in questo momento in piazza Garibaldi e arriva prima, quindi prima con il barellino arriva la contrada del Poggio, il foulard passa gli scalatori e ecco anche le caselle, iniziano i primi tentativi, inizia il tentativo del Poggio. Vedo che stanno usando due tecniche diverse. Allora il Poggio ha iniziato subito con la scalata confidando sulla forza del suo scalatore e sta superando il limite del grasso e sta arrivando sulla cima. Sta arrivando sulla cima, il Poggio spegne la fiaccola. Vediamo le caselle dietro. Noi ricordiamoci che l'ufficialità viene data poi dalla terrazza, perché c'è un'analisi della giuria, non proclamiamo perché c'è un'analisi della giuria, vengono analizzate tutte le vicende accadute durante la gara e quindi se ci sono state scorrettezze. Caselle e Poggio ci hanno regalato una grande gara, il Poggio è arrivato primo in piazza e ha spento per prima. Stavolta il vantaggio del barellino è stato determinante in breve perché evidentemente i pali, come dicevo prima, non hanno reagito così male alla pioggia e quindi sono rimasti diciamo il grasso non è stato assorbito in maniera in profondità e quindi l'intuizione dello scalatore del Poggio è stata geniale, sì. Posso dire, cioè è stata un'intuizione forte, cioè ha capito che non serviva pulire, probabilmente con l'osservazione l'ha capito e si è lanciato subito, quello è stato determinante. Le caselle hanno portato avanti la tecnica della pulitura e questo ha permesso al Poggio di prendere un vantaggio. La speranza di riuscire a facilitarsi così la salita, ma invece il Poggio ha usato un'altra tecnica e questa volta è risultato vincente. Vediamo i contradaioli che si abbracciano, però siamo in attesa. Il Poggio che attende questa vittoria, questo lo possiamo dire, il Poggio attende questa vittoria da molto tempo, insomma, è una delle contrade che negli ultimi anni, già dal 2012 possiamo dire, quando ha portato a casa il primo suo palio vinto dallo scalatore Leonardo Colledà, che insomma è uno degli scalatori più temuti dell'ultimo decennio, dal 2012 in poi il Poggio si è sempre posto come una delle contrade più forti, però in questi anni insomma è stato battuto dalle ceppe, è stato battuto dalle caselle, però quest'anno ha dimostrato di saper fare questo gioco, di saperlo fare bene, di gestirlo. Una gara gestita in maniera impeccabile, il secondo equipaggio che ha tenuto un'andatura costante veramente veloce, hanno superato le caselle con una pulizia e una linearità nella corsa impeccabile. Si sono fatti abbattere da quell'attacco che prima sembrava veramente difficile da recuperare e che invece in pochi secondi si è visto come la tecnica, magari anche l'allenamento, ma soprattutto la tenacia sono significate veramente molto in questo palio. E soprattutto l'intuizione dello scalatore, sì. L'intuizione di salire subito. Anche lì la bravura, cavolo, quella è stata una grande intuizione. Stanno cantando un coro che non so se gli spettatori riescono a sentirlo, però questo è un coro che veniva fatto contro il Poggio
con l'età non ce la fa, era il loro scalatore. Per favore, è un coro che veniva fatto contro di loro e di cui la contrada si è appropriata per ribadire la sua forza. Ovviamente. Una rivalsa anche qui. È una rivalsa vera e propria. Eh no, quella del Poggio è una rivalsa a tutti gli effetti, perché credo che negli ultimi anni sia la contrada più volte arrivata seconda. Ora dovremmo guardare le statistiche, però è sempre il gruppo di atleti che si allena con tenacia e che negli ultimi anni ha vinto due volte, ma è sempre arrivato lì lì, e quindi si porta a casa questa straordinaria vittoria con un sorpasso, con un fiuto dello scalatore. Bravi. Ora aspettiamo il proclama ufficiale dal terrazzo. Poi ci sarà la consegna del drappo disegnato da Claudio Moretti. Sì, esatto. Il Paglio, che non so se qualcuno l'ha già detto, ma qualcuno già preannunciava, no, la vittoria del Poggio, perché si diceva, allora c'erano due, abbiamo descritto in maniera non precisa il drappo, ma direi che è il momento di farlo, visto che sì, tra poco drappo, entra in scena. Il drappo quest'anno è bellissimo, insomma, e ha un altro valore simbolico. C'è la città, il centro storico di Bettolle, avvolto dalle fiamme, poi questa circondato da questa dominanza di blu, da questa dominanza di acqua. Al centro di questo mare, possiamo chiamarlo, di questo mare celeste e blu, appare un volto femminile che nella serata di presentazione è stato interpretato dal parroco di Bettolle, un volto mariano, e l'autore non l'ha contraddetto, quindi è plausibile, insomma, che ci sia anche una verticalità spirituale nella rappresentazione. E la cosa interessante è, alcuni dicevano che la predominanza del blu in qualche modo preannunciasse una vittoria del Casato, però se si osserva bene il palio c'è la barra rosso-nera, che appunto è quella, le contrade sono rappresentate con delle barre, ma anche una sorta di velo possiamo dire, quella del al Poggio è quella messa più in alto di tutti, quindi diciamo alcuni dicevano preannuncia la vittoria del Casato, altri dicevano però il Poggio è più in alto, quindi certo, preannuncia il Poggio. Effettivamente questa rappresentazione ha portato veramente bene, un'interpretazione giusta alla, ecco, contrada di piazza, poi, perché il palio si svolge poi all'interno nel territorio della contrada del Poggio, ed ecco qui il drappo, e allora è ufficiale. Sì, è stato, la giuria si è consultata e a questo punto è stato dato l'annuncio ufficiale: il Poggio vince il palio della rivalsa 2023, e ecco che è una 26esima edizione rosso-nera. Gli atleti lo abbracciano. Vediamo i contradaioli festeggiare, anche più piccoli. Sì, questa cosa è importante. Il Poggio nei primi anni, per i primi 15 anni di palio, è stata una contrada veramente minore, che faceva anche fatica a costruire una squadra di atleti. Infatti non a caso non ha molte vittorie, insomma, ma è proprio da questa data, il 2012 ha rappresentato un anno di svolta, perché da quella vittoria la contrada si è come rinata, e quindi il gruppo di atleti ha cominciato a lavorare con più acrimonia, con più impegno. È un palio meritato, assolutamente, sono stati bravissimi e si impegnano, posso dire, si impegnano da anni, cioè questa vittoria è il lavoro di anni di impegno, di anni di prove e tanti anni amari, perché insomma arrivare dietro le caselle l'anno scorso, dietro la Ceppa, nella loro storia mi ricordo ad esempio il 2016 ci fu una vittoria della Ceppa anche abbastanza controversa, insomma il Poggio fu protagonista di molte polemiche in quell'edizione, e quindi hanno ingoiato molti anni amari, ma finalmente questa, è una rivalsa vera e propria, insomma. Sono Vediamo stati bravi. Alzare il drappo verso tutta la piazza.
ovviamente i cori, perché è giusto che sia così. I cori che probabilmente saranno rivolti anche contro le altre contrade, perché appunto una contrada che arriva seconda dopo le altre, quando vince deve in qualche modo, no? E in qualche modo è importante anche che questa rivalsa venga anche espressa con i cori e con lo sfottò. Il drappo, ecco, vedi, vediamo, no? Il rosso nero sono i colori rappresentati più in alto, quindi è un palio che si portano a casa i contradaioli del Poggio, diciamo, con una forte ragione, con una forte motivazione, con una vittoria straordinaria. Dalle immagini del e tra l'altro in questo momento io vedo che il palio è tenuto da Daniele Bianchi, che tra l'altro è il tamburino che ha vinto anche, esatto, il premio per il miglior tamburino, quindi il Poggio si porta a casa il palio e anche la coppa per il miglior tamburino nel numero sbandieratori. Vabbè, anno straordinario, no, per la contrada rossonera. Un anno sicuramente da cui ripartire, da cui riavere di nuovo quella nuova vitalità che magari si era avuta con la vittoria dello scorso palio. Vediamo ancora la piazza gremita. Sì, in questo momento le tribune iniziano ad allentare le transenne, insomma, e il popolo bettolini si riversa in piazza. È stato anche, diciamo, molto celere il proclama, è stato molto veloce, anche perché non abbiamo visto particolari problemi durante la corsa. Dobbiamo dire che almeno corsa, da quello che abbiamo visto noi, non è cascata neanche un'ancora. Sì, c'è stato quel non abbiamo ben capito, che evidentemente, però voglio dire, c'era la giuria presente, ne hanno discusso dopo e evidentemente non è accaduto nulla di scorretto. Il sorpasso è stato pulitissimo e quindi di conseguenza la giuria, a mio parere, non ha ritenuto di intervenire su nessun punto. Ecco il popolo poggiaiolo, tutta la contrada del Poggio, ecco il popolo rossonero, sì, come è giusto che sia, quindi accogliamo, diciamo, questi con tanti bambini, con tanti, sì, giovani, insomma, perché poi sono queste quello che preannuncia le vittorie, il mantenere un gruppo attivo, il farlo lavorare sin dai primi anni di età, è questo che costruisce, no, poi la passione, l'attaccamento, la voglia di fare una bella gara, la voglia di realizzare qualcosa di bello il giorno del palio. E il Poggio è una contrada che soprattutto, appunto, ripeto, negli ultimi anni ha realizzato questa cosa nel migliore dei modi, cioè il gruppo che in questo momento vediamo festeggiare è un gruppo che si è costituito, ripeto, negli ultimi 10-12 anni, è un lavoro che è stato fatto proprio per creare un gruppo. Ricordo quello che si diceva nel 2012, no? Il Poggio non partiva favorito all'epoca, quando vinse tutti dissero: questo palio l'ha vinto il gruppo, questo palio l'ha vinto una contrada che ha saputo creare una comunità, che ha saputo creare attaccamento, perché poi è quello che ti spinge ad allenarti, ad andare tutte le sere alle 7, 18:37, andare nella piazzetta o nel campo o nel luogo di ritrovo, allenarti tutte le sere da qualcuno da marzo, qualcuno dai primi di aprile, insomma, 2 mesi e mezzo di lavoro, perché lo si fa? Lo si fa se c'è una motivazione, se c'è una passione. Il Poggio questa motivazione sa crearla nel suo gruppo, sa crearla nei suoi giovani, e questi poi sono i risultati, no? Lo dicevamo anche prima, non ci può essere solo una motivazione agonistica, ci deve essere anche un sentimento che ti tiene incollato alla tua contrada, anche perché se no non riesci a fare gruppo, non riesci a prendere ragazzi da fuori che magari sono fuori al mondo delle contrade. E soprattutto quello che dicevamo anche prima è che il palio della rivalsa è fondato proprio sui giovani, sui ragazzi, quindi da partire dai presidenti, che abbiamo visto avere alcuni poco più di 20 anni. Molti poco più di 20 anni, no, questa è una, per me è ossigeno vederla questa cosa, perché ci sono stati anni bui
insomma, anni in cui le contrade facevano fatica a trovare un gruppo di lavoro, non solo appunto di atleti, ma anche, cioè, le contrade, ma un po' come in tutte le altre realtà del nostro territorio, le contrade sono anche associazioni, sono gruppi di lavoro, ci sono gli atleti, ma ci sono anche le cene, ci sono anche le feste, sono durante l'anno. A volte. Certo, e questo ovviamente la vittoria al Palio ti aiuta tanto. Certo. Perché questa è una vittoria che, come si è potuto vedere, avviene coinvolgendo tante persone, perché già, se ci pensiamo, sono due equipaggi da due persone, più due scalatori, più le riserve, alla fine una squadra è molto ampia, quindi già quando si vince lo si fa con una squadra estesa e già questo crea gruppo. Questa è una cosa che differenzia per esempio il Palio della Rivalsa da altre realtà dove magari gli atleti sono in una bolla, custoditi con attenzione, tenuti, no? con reverenza. Qui invece chi fa il palio è quello che poi magari alla festa tra un mese te lo ritrovi a servire, sì, capito? Quindi o in cucina, e questa è la cosa che fa sì che il gruppo sia determinato. La non divinizzazione, diciamo. Sì. Porta anche buoni risultati. È una divinizzazione umana, nel senso che poi gli scalatori che vincono diventano degli eroi, insomma, nella storia del palio. Vengono ricordati i nomi. Se io penso a Claudio Peruzzi, se io penso ad Alessandro Albani, e a Leonardo Colledà, insomma, ma anche, che ne so, ricordo Fabio Terrosi, che è uno scalatore di Montemaggiore, che non è che abbia vinto così tanto, però anche lui quelle due volte che ha vinto, due o tre, insomma, ora non voglio fare una gaffa, però quelle due volte che ha vinto è diventato un eroe, no? E quindi questo, diventano eroi, ecco, semidei, così, diciamo, per dirla in maniera mitologica. E in piazza c'è qualcuno che polemizza, chissà, questi sono i momenti in cui il bettollino verace che è in me vorrebbe andare in piazza e sentire cosa si dicono, quali sono le polemiche in atto, le lotte intestine, perché poi anche dentro le contrade si dibatte su come poteva essere gestita meglio la gara. A posteriori poi, diciamo, c'è sempre un'analisi, volta poi anche all'anno successivo, sì, magari. Sia tecnica che non propriamente tecnica, diciamo. Sì, però sì, anche di fanno fuoco. Bene tutte e due. Certo, perché comunque sia ci si crede nella contrada. Ovviamente un dispiacere spesso viene espresso anche magari dicendo potevamo fare così, ma si doveva fare così. È giusto che venga fatto anche questo. E poi magari da domani già, insomma, fra contradaioli, antagonisti, ci sarà già sicuramente cene fatte insieme. Ma già stasera, allora, di solito la contrada vincitrice fa un giro delle contrade e ora non lo so, non ho sentito il polso della piazza, però solitamente la contrada vincitrice la sera fa il giro delle contrade portando il palio a far vedere nelle sedi e alle cene delle altre, no? Ci sono stati anni di tensione, perché ovviamente, certo, quando si perde o si vince con un po' di polemica, magari c'è anche un po' di tensione quando la sera si porta il palio, si fanno i caroselli nelle case della contrada nemica. Però quest'anno, ecco, già stasera questa cosa la percepiremo, vedremo se il poggio verrà accolto da tutte le contrade. Io dalla gara che ho visto penso proprio di sì, perché sono stati schiaccianti, insomma, sono stati penso verrà anche riconosciuta la prestazione fisica, sì, ovviamente, sì, anche da parte degli altri atleti, che abbiamo visto anche all'inizio scambiarsi degli auguri, quindi probabilmente certo, non dimentichiamo che il secondo palio dopo il Covid, dopo una pausa del Covid, una pausa che ha anche un po' svuotato la piazza, ha svuotato le contrade, ha creato molta difficoltà nella ricostituzione dell'evento, nella riorganizzazione del lavoro all'interno delle contrade, e quindi è ovvio che diciamo anche oggi una delle priorità per tutti era che la festa, era che la rivalsa della comunità si realizzasse, perché poi non ce lo dimentichiamo, è una rivalsa della comunità bettollina, è il fuoco che ha incendiato il castello di Bettolle nel 1553 che viene domato, che viene spento, e quello è diciamo il buon auspicio, il fatto che si arrivi sulla sommità del palo e si riesca a spegnere la fiamma.
quest'anno c'è, è andata. Di solito quando non succede non è poi così. Sì, ok, una contrada vincitrice c'è, che ovviamente festeggia, che ovviamente è contenta, però il palio si vince quando, soprattutto quando si spegne la fiamma, e quest'anno l'ha spenta il Poggio, tra l'altro con una gara entusiasmante. Abbiamo visto che si è proprio soffermato affinché quella fiammella si spegnesse, per evitare che magari rialzandola si potesse riaccendere, quindi c'è stata anche una cura del particolare, diciamo, che si poteva permettere visto la distanza. Sì, ora noi l'abbiamo visto dalla regia, però ho capito che tutte le contrade sono riuscite poi ad arrivare. Sì, infatti, in cima, ho visto che hanno continuato per l'appunto la scalata, e devo dire che anche questa è veramente una cosa bella da riconoscere, perché non c'è stato l'arrendersi nel dire ok, hanno già vinto, non lo faccio più, ma la rivalsa continua, certo, fino alla quella fine. Quella è la gara va portata in fondo, la rivalsa va conclusa, e soprattutto diciamo che con la partenza fulminante del Poggio, della scalata del Poggio, tutti gli altri scalatori si sono resi conto che il palo era facilmente affrontabile e quindi sono andati, sì, con più sicurezza. È proprio quello, lo ripeto, è proprio quello secondo me che ha determinato la vittoria, cioè il fatto che lo scalatore abbia avuto la grande intuizione di partire subito con la scalata. Vediamo Matteo Becherini, che è il capitano della contrada, che insomma una figura che con il gruppo degli atleti in queste ultime settimane è stato molto presente. L'abbiamo visto festeggiare in maniera decisa, insomma, perché è una sua vittoria, insomma. Ho visto anche qualche lacrima, quindi sì, ci sta, insomma, l'emozione va vissuta a pieno. Veniamo ancora a questo drappo che viene sfoggiato. Il Poggio non vince dal 2019 e non vinceva dal 2019, quindi anche qui è una vittoria dopo il Covid. Il Poggio che torna a vincere dopo il Covid con tanta gioia. Vediamo i contradaiali che si abbracciano. Io non so, ora penso che qualcuno dei vincitori a questi microfoni sarà invitato a dire qualcosa. Noi lo speriamo, penso che l'abbiamo invitato, che la regia in questo momento sicuramente ha qui, ma poca voglia di entrare qua. Vabbè, anche solo un saluto in piedi, a noi ci va bene. Però ecco, no, ma fare complimenti è veramente una prestazione impeccabile, va riconosciuta, bisogna prendersi il merito, insomma, anche andare davanti alla telecamera e prendersi il merito. Vediamo, vittoria. Io sto vedendo ad esempio lo scalatore delle caselle, Andrea Pambini, che va a complimentarsi, no, con gli atleti, quindi a maggior ragione è una vittoria fortemente riconosciuta. Eccoli gli atleti. Magari dopo la foto magari riusciamo a far venire qualcuno. Foto, sono stati un gruppo di lavoro straordinario. Ma questa foto verrà appesa sicuramente dentro la contrada. E con il gruppo, vedi, non si fa, sì, solo la foto con gli atleti, ma anche con tutto il gruppo che magari durante le prove sta lì. Sì, infatti riconosco alcune, a osservare alcune, soprattutto una ragazza che era anche tra le riserve, quindi insomma tutti servono alla vittoria e tutti giustamente hanno diritto a festeggiarla. Eh sì, queste sono foto che restano nella, sì, storia, insomma, la foto con il palio, con i pali alle spalle, vengono appese, incorniciate, ricordate, vengono ricordate, insomma sono momenti chiave, sono momenti
storici. Ovviamente si stappa e ci si innaffia, perché la rivalsa è soprattutto una festa, insomma. Fa anche questo, insomma, spegne qualche fuoco, insomma, sì. Anche questo. Eh sì. No, è stata una grande festa, molto, devo dire, riuscita, insomma. E la Proloco sta facendo un gran lavoro, perché non è facile ricostruire questa cosa dopo il periodo che c'è stato, ma soprattutto in una comunità, insomma, in cui i giovani se ne vanno, le persone magari quando si inizia a mollare la presa, quando iniziano a non esserci gli eventi o delle motivazioni, si chiudono in casa, come questo, come accade un po' ovunque, no? E negli ultimi tempi, insomma, questa cosa è successa. E però portare in fondo questa manifestazione, mi così sa che stanno arrivando, scusami, eccoli, stanno arrivando gli atleti, infatti immaginavo ci entreranno qua nello studio. Sì, sì, penso sì. Proprio siamo di pronti, sì. A tutto, guarda, stringiamoci io e te. No, ma io gli lascio il posto come vuoi, magari conoscendoli di sicuro puoi, vediamo. Allora, magari mi metto qua da parte e loro facciamoli disporre proprio qua al centro, che secondo me è, mi metterei anche in piedi, non so se c'entra nell'inquadratura. Eccoli, diamo spazio, sentiamo, a questo rumorosi, drappo. Aspettate. No, quello no. Grazie, no. Aspetta, non è nel centro, viene un po' più qua. Mettiamolo al centro questo drappo. Non so se siete. Vieni, vieni. Guardate, vi lascio un microfono nel mezzo, se volete mettetevi seduti. Non abbiamo gli scalatori, ma insomma parlerete al loro nome. Arriveranno. Innanzitutto presentatevi, perché insomma è giusto dire i nomi dei vincitori. Prego. Mi chiamo Ricci Virginia. Davide Milloni. Marino Edward. E Andrea Mazzarelli. Dicevamo, una prestazione impeccabile, cioè da alcuni metri di distanza rispetto a Caselli li avete recuperati egregiamente, mi viene da dire. Non è stato facile, più o meno è stata un po' la replica della provaccia, con una partenza che noi avevamo favoriti in provaccia partendo dal primo box, e poi c'è stato un errore pochi metri dopo la partenza e sono arrivato prima in piazza con l'equipaggio femminile, le Caselle, e poi noi abbiamo fatto una rincorsa partendo secondi fino ad arrivarli quasi al traguardo, e poi nel palo la provaccia hanno avuto la meglio. Oggi, partendo da in piedi, le Caselle secondo me erano molto avvantaggiati, perché hanno un fortissimo equipaggio che corre da molti anni, sono già rodati negli anni, quindi erano per me favoriti, perché con l'esperienza e la forza, insomma, dei personaggi che hanno la corsa, ci vedo quasi più spacciati. La partenza non ci ha visto proprio al meglio, visto che c'è stato un spudino arrocchettio. Infatti, non abbiamo potuto vedere a causa delle immagini, ma avevamo intuito qualcosa. Sì, le Caselle erano già avanti di metri, poi tutte e quattro le contrarie, che è stata l'anfora, e siamo ripartiti, siamo arrivati però in piazza come secondi, non male. Quindi grandissima Virginia, che è il primo anno che corre, e primo anno Casallena, quindi sono molto contento per lei, perché immagino anche l'emozione che abbia avuto. Poi io e il piccolo Davide abbiamo fatto una bella rimonta e sono ancora stremato. Si sente, però anche l'emozione, sì, diciamo. Sì, no, anche molto l'emozione, però sono molto contento, perché è un ragazzo che già l'anno scorso ha fatto vedere grosse qualità e gli ho fregato il posto per la vecchiaia, diciamo. Però quest'anno se lo meritava di fare il palio, e si è visto, ha fatto un grandissimo palio, ha fatto una grandissima rimonta, e grandissimi scalatori comunque sia, perché sono arrivati, abbiamo visto un'intuizione impeccabile. Sì, 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 tutto per tutto, cioè l'anno scorso ci hanno anticipato di qualche secondo al salire sul palio, e quest'anno ho fatto no, quest'anno si va su a dritto, e ce l'abbiamo fatta, insomma. Infatti, è stato bellissimo, sono un bellissimo palio, sia dal giovedì la provaccia,
a tutta la manifestazione generale, ovviamente, che è bellissima anche la gara. Sono fatti complimenti con gli altri atleti, è stato molto bello, è stato molto bello. Infatti abbiamo visto una vittoria riconosciuta anche dalle altre contrade, sì, sono venute, sì, a complimentarsi. Siamo anche quelli più sbeffeggiati, perché siamo gli eterni secondi, perché credo 4-5 anni, se ne è vinto uno è sempre secondi, siamo arrivati dietro alle varie contrade, perché negli anni tutti hanno vinto e noi sempre secondi. Ci l'anno dopo tocca a te, no, invece no, sempre un'altra contrada e noi sempre secondi, però va bene così. È una rivalsa in tutti i sensi. Sì, sì, esatto, giusto, bellissime abbiamo parole. Coronato simbolicamente questo palio, sì, insomma. Sì, 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 esatto. E esatto. Poi simbolicamente c'era qualcuno che, diciamo, inneggiava la vostra vittoria, visto colori che sì, c'erano sono supremi, diciamo. Si è visto in chiesa il giorno di, insomma, della benedizione del drappo, si è visto colori i nostri centrali, ho fatto proviamoci. O va bene o va male, insomma. Poi comunque è stato davvero complimenti anche a chi l'ha dipinto, che è un quadro bellissimo, molto, sì, un quadro, scusate, un drappo bellissimo. È un quadro, insomma. Sì, 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 sì. Una volta sei incorniciato, sì, perché immagino che verrà messo bene in alto, insomma. Sì, sì, lo esporremo molto volentieri nella nostra sede al centro, quindi sarà una gioia vederlo tutti i giorni quando entreremo in sede. Ma solo io parlo, aspetta, infatti stavo ho monopolizzato. Infatti questa, esatto, è la domanda. Guarda, ti passano il microfono. Primo palio che corre, la prima vittoria, direi che 100 no, su 100. È andato bene, dai. Pensiamo. Sono contenta che sono state riposte grandi aspettative e spero di averle mantenute alte. Grazie, e niente, sono molto contenta, è andata molto bene, anche se all'inizio ho visto alcune incertezze, però sono contenta. Io lascerei la parola a Sì, mia. Insomma, il primo, ma il più giovane, mi è sembrato di capire. No, sempre lei, sempre lei. Più giovani, primo palio, insomma, direi che è completo. Sì, sì, anche per me comunque il primo palio, avevo fatto la provaccia l'anno scorso e poi quella di quest'anno, e comunque, anche se forse non l'ho fatto vedere, ma ero emozionato anch'io, che tutti Iceman, mi chiamano Iceman. Vabbè, per questo. Ognuno festeggia a modo suo. Esatto. Comunque. E comunque no, è stata una bella corsa, e caduta non è caduta, si è tenuta su, lui non la fa mai cadere, non la fa mai muove, non si muove mai, questa non si muove mai. L'anno prossimo però è giusto così. E noi aspettavamo gli scalatori, ma nel frattempo un commento, perché noi abbiamo la punta ad adottare le tecniche. Caselle ha prima cercato di pulire il palo, mentre il vostro scalatore è andato dritto, non ha accolto l'occasione, insomma. Spiegare la tecnica. Non so scalatore, però spiegherò la tecnica. C'è l'avvio. No, l'ho detto anche prima. Quindi ecco, diciamo che ci hanno anticipato di qualche secondo sulla scalata del palo. Quest'anno abbiamo, diciamo, invece di venire in piazza con un pulitore e uno scalatore, abbiamo deciso di venire con due scalatori. Mossa, secondo me, ripagata alla fine, però mossa un po' azzardata, perché nessuno l'abbia mai fatto. E anche perché comunque sia, anche in questo caso abbiamo dovuto escludere qualche ragazzo, perché ovviamente non si allenano soltanto in due, si allenano in 4-5 ragazzi. Non so se volete certo commentare, insomma, almeno ci dite le vostre emozioni. Bellissimo. Dall'inizio. Sì, 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 sì. Sì, sì, ancora dovevo tirare su tutto. Tutte le mani. Ho guardato Eddie 20 volte. Sì, infatti all'inizio, insomma, c'è stata una preparazione, abbiamo visto salutarvi anche fra coppie avversarie. Sì, sì, perché alla fine comunque sia è una gara, ma cioè ci prendiamo in giro questa settimana, ma alla fine siamo tutti amici, cioè vai al bar, ci si prende in giro e via via, ma tutto molto nella festa rimane. Anche gli spot vari. Certo. Anche perché diciamo che la parte agonistica, come abbiamo detto fino ad ora anche con gli ospiti, è forse secondaria. Prima c'è anche una parte emotiva e sentimentale. Sì, 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 molto. Perché comunque sia, noi si va in piazza in 6 persone, due corridori per coppia e due scalatori, però rappresenti davvero 400-500 persone del paese. Perché comunque sia, bene o male, lo vedono tutti come un gioco, però alla fine, se lo perdi, un po' ti brucia. Sì, e lo dico perché partecipare è bello, ma sì, sì, vincere, insomma, insomma, piace a tutti, credo, come in tutti i giochi. Ecco, mi sa che ci siamo quasi alla partenza. Sì, perché la poi regia che no, voilà, c'è lo stress. È un po' di ansia, sì, questo salta come una cavalletta, direi.
ma seriamente detto. Vabbè, basta, io mi alzo e vado via. No, 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 ci servi per commentare. Insomma, a livello tecnico. Comunque, cioè, davvero, è stata anche una bella partenza, perché comunque sia, alla fine erano secondi, il casato a un certo punto. Sì. Io ero lì, fatto, vabbè, tanto i nostri saranno quarti, fatto, invece poi vi serviva come secondi, fatto, porca miseria. Infatti noi abbiamo potuto vederlo grazie alle immagini del drone, ma effettivamente c'è stato un momento in cui... Comunque, davvero complimenti anche per le riprese col drone, molto molto belle, ho grazie. Visto anche il video durante... Ringraziamo Lightning per questo, tutti sì, 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 davvero, che lavorano. Davvero complimenti. È cascata. Ma ha tagliato la scissione. Non lo vedi? Sì, sai che l'ho visto dal maxi schermo. Con la coda dell'occhio l'ho visto dal maxi schermo. Ci sono cose che noi non sappiamo, quindi insomma qualche commento ci sta. Poi vi lasciamo andare a festeggiare. Però siete stati veloci. Ma anche una doccettina prima, però. Anche due. Anche noi siamo noi che commentiamo. Bellissimo rivedersi, stupendo. Te non volevi rivederti, ma neanche io, quindi tranquilla. Però io non posso obiettare, quindi ci rivedremo. Comunque, gran caldo anche qui, se vi può... Sì, sì, sì. Ci siamo? Vai. Danno l'occhio alla regia. Bella, col drone, era bellissimo. La ripresa all'ansia, che c'avevo prima. È finito, è tutto... Sì, sì, sì. È lì e non ve le tolgono, insomma. Bello, bello. Ci si dorme. Un po' caldo questo periodo, secondo me, perché lo vedo... Arrivano anche scalatori? Sì. Arrivano anche gli scalatori, sì. Quindi... Si fa un coro? No, non si fa il coro. Grandi ragazzi, eccoli i nostri scalatori! Ragazzi, dai, presentiamoli intanto. Così. Allora, Leonardo Colledà, Madonia Pietro. Allora. Leonardo, quanti anni è che lo fai? Io è dal 2006. Mentre Pietro è il primo anno che viene in piazza. Sì. Beh, allora, due novelli praticamente, subito un'emozione grandissima, tre perché novelli, insomma, tre novelli è sei, vero, tre su sei, insomma, un gran numero e anche un gran coraggio, perché presentarsi con tutto questo gruppo nuovo e addirittura vincere ci vuole... C'è stato tanto impegno dietro, ci siamo allenati già da marzo, penso che è una vittoria meritata, visto l'anno scorso come sono andate le cose. E grazie ragazzi che ci avete dato l'opportunità di salire in questo benedetto palo. Bravi ragazzi. Ciao. Diciamo che sì, il barellino è stato fondamentale questa volta, perché sì. E un commento tecnico sulla scelta di salire immediatamente il palo. Allora, visto gli anni passati in cui tra virgolette la squadra le caselle hanno vinto per poco, quindi io e Pietro, lo scalatore nuovo, che è più forte di me, che sono vecchio, abbiamo deciso di provare questa strategia, che se magari io non salivo, sicuramente lui sarebbe salito in cima a spengere la fiamma. Cioè era al 90% sicuri di che questa cosa accadeva. Ok, siamo quindi diciamo, come primo palio, insomma, vincerlo è una bella emozione. Ma immagino anche subito la responsabilità di dire salgo, punto, cioè non devo pulire, non devo fare nient'altro, se non ce la fa lui, se non ce la fa il mio compagno, salgo io. Insomma, anche a livello mentale deve essere facile. È una responsabilità, sì, sì, quello sì. Quindi, insomma, che diciamo? Almeno così Leonardo può andare in pensione tranquillo. Giusto. Ha vinto sto palio. E Titani dice, lo vinco e poi smetto. Almeno si scherza ovviamente. Ora spero che lui l'ho allenato io, spero che lui ne vinca altrettanti, anche di più, che è più giovane. Meglio di così. Quindi, lascio un erede importante. Poi insomma non si sa mai il prossimo. Abbiamo mandato in pensione troppo presto, insomma, visto che la faccia non era convintissima di questa pensione. Però ecco, è l'inizio del secondo giro, se non sbaglio. E infatti abbiamo, esatto, siete sorpresi anche voi, ma avete fatto un recupero veramente enorme. Nonostante la caduta all'inizio avete fatto un gran recupero, ragazzi, davvero, no, a vederlo in diretta non sembra, ma a vederlo a replay davvero tantissima roba. Poi... Sì, sì, immagino che viverlo... Cioè io girata questa curva qui, praticamente poi... L'ho rivisto su un sito e ho fatto cacchio, siamo già arrivati. No, infatti siamo arrivati molto prima di ieri. Molto prima di
giovedì, sì, infatti. Giovedì si sono presi più tardi. Si sono presi molto più tardi. Ma fa parlare anche il mio, ragazzi. No, come dicevo, giovedì l'abbiamo ripresi più tardi, quindi superarli non siamo riusciti, mentre questa volta appunto li abbiamo ripresi già prima della fine del primo giro e quindi nel secondo siamo riusciti appunto a superarli e abbiamo mantenuto poi il nostro ritmo davanti e abbiamo lasciato poi il compito ai nostri scalatori. Un sorpasso pulitissimo, poi si è visto lineare, insomma. Poi immagino sì, che la fatica ci sia stata, però diciamo che non si è percepita. Ma poi cioè a volte poi gioca anche un po' d'astuzia quando sei davanti, della serie che vedi che sorpassano, poi stringe un po' la traiettoria, quindi sono anche molto leali i nostri avversari a, diciamo, a lasciarci spazio. Sì, sono rimasti in traiettoria, noi abbiamo fatto la traiettoria più larga e abbiamo sorpassati prima della salita, che era forse il punto fondamentale, perché poi una volta messi dietro la strada si restringe e diventa molto difficile. Infatti ecco, ora riniziate a comparire, diciamo, nelle riprese. Sì, nelle immagini siamo quasi insieme. Sì. Arriviamo e in piazza a decine di metri di distacco e poi in discesa l'abbiamo gestita un pochino. Misera, eh. Oh, mi ne andavi anche oggi. Qui il momento del sorpasso. Iniziamo, sì, la traiettoria per il sorpasso è un po' più larga e lì è anche il punto più difficile, perché inizia la pendenza verso sinistra, però o lì o mai più, ho pensato, quindi... Metaggio punto. Sì, lo sai che mi capo le cose strane, di lo sai, sì. Ah, sì? Sì, perché ho fatto l'azzardo di andare molto a sinistra, però dovevo... E poi abbiamo chiuso il sorpasso proprio in salita. Come hai detto, lì o non lo facevate più? Sì, no, più, una fatica atroce. È stato al secondo giro davvero ti smezza le gambe. Te dici, cioè io faccio calcio, lui fa pallavolo, quindi che ci vuole a fare una corsa di 4 minuti? Però davvero l'emozione, il caldo. E poi anche la difficoltà di non usare le braccia, che magari... È una corsa stranissima, è un giochino molto strano. Dici, i ragazzi che fanno atletica vengono qui, dici, sono fenomenali. Invece no, perché hai uno stile di corsa totalmente diverso da come puoi correre normalmente. Quindi ti devi adattare al gioco. Quindi correre con le spalle ferme e muovere davvero soltanto il busto. E è difficile, anche perché devi trovare la velocità e la stabilità. Oh, ma non sono quell'altro. Ecco, no, ecco, comunque... l'arrivo, il passaggio del testimone. Facciamo commentare questi 10 secondi, perché sono stati 10 praticamente. Ecco, è stata una salita dritta. E invece sì, vediamo le caselle che hanno deciso di pulire. Sono partito subito a razzo per arrivare su in cima. Ho sentito fatica queste 3-4 ultime bracciate. Infatti, cioè, sinceramente l'ho vinta con i denti, perché ormai ero lì e non potevo scendere. Cioè, è stata un'emozione fortissima. Mi sono girato verso il nostro allenatore, che è anche presidente della contrada, Tommaso Terrosi, in cui lo ringraziamo per tutti i giorni che ci sta dietro. E l'ho visto che era felice al settimo cielo. E quindi al terzo palio. E quindi ho capito che sarà vinto. No, allora devo dire che la cosa bella è stato vedere comunque sia salire tutti, sì, a prescindere dal vincitore, che è una cosa che non si vede fare in tutte le manifestazioni. E bravo anche il bambini delle caselle, che è arrivato anche lui in cima. Allora, che dire, poi dopo ci sono stati gli attimi in cui si è capito se effettivamente anche da parte dei giudici era tutto a posto. E quindi nulla, ovviamente ci sono i festeggiamenti, potete vedere i contradaioli che subito sono girati verso la... Abbiamo iniziato a sentire le urla da prima, insomma. E quindi nulla, anche grazie per questo commento, che insomma magari vi abbiamo rifatto vivere un'emozione fortissima. Un'emozione forte. La potete rivedere tutta la diretta sui canali Facebook della Val di Chiana e di Lightning Multimedia Studio. E nulla, grazie, complimenti, devo dire. Grazie. Complimenti, buon palio, buona vittoria, buon festeggiamento. È giusto. Ora quell'acqua, insomma, che spegne il fuoco diventa un po'... diventa diversa. Alla fine è stato quasi un miracolo quel recupero, quindi... Certo.
Cosa? Il rosso nero è già lassù. Noi vi ringraziamo, grazie di nuovo. Saluta insieme. Chiara. Ok. Che dire? È andata, no? È andata. Mi sa che abbiamo spostato un attimo l'inquadratura. Sì, perché erano tanti, sì, e quindi la regia in totale, ha fatto questo cambio. Quindi è stata un'edizione molto bella, un'edizione lineare. Devo dire un'esperienza fantastica. Soprattutto mi sembra che sia stata una vittoria talmente pulita, chiara, evidente, che non ci sono state polemiche, non ci sono discussioni. Questa secondo me è la cosa più importante, insomma, ai fini della manifestazione. Un bel ritorno anche della piazza, perché c'è stata molta gente, fa sempre piacere, insomma, vedere i popoli incontrati, belli carichi, belli che portano il loro rumore in piazza. E ha vinto una delle contrade più rumorose, proprio quando vincono, insomma, si fanno sentire. Infatti stanotte vedremo se si dormirà, insomma. Io mi aspetto i clacson fino a notte inoltrata sotto casa, perché io vivo tra l'altro dentro la contrada delle Caselle, quindi secondo me, se tanto mi dà tanto, verranno a fare molto rumore dalle nostre parti. E quindi no, una squadra, l'hanno dimostrato anche qua, sì. Insomma, l'hanno dimostrato anche qua nello studio, quello che, come si sono preparati, unita e anche consapevole, secondo consapevole, me consapevole di quello che potevano fare. Leonardo Colledà, che appunto è una delle colonne portanti di questo palio, oggi ha passato il testimone a un giovane. È un palio che determina quindi un bel passaggio, perché c'è un nuovo eroe della piazza, Madonia, c'è un nuovo scalatore da battere, insomma, e ha dimostrato di andare su in maniera molto veloce. Loro hanno dimostrato di essere forti, di tenere l'anfora sopra il barellino in maniera costante, quindi bravi, e complimenti alla Contrada del Poggio, a tutto il gruppo, insomma. Stasera io sarò magari anche da loro a bere qualcosa. E complimenti anche, devo dire, a tutta l'organizzazione, a questa produzione Val di Chiana Media Lightning Multimedia, che ha permesso questa diretta. Ringraziamo la nostra regia, che è stata fatta da Francesco Paterni, che ha portato il drone nella ripresa della corsa, insomma. Chi l'ha visto per la prima volta l'ha visto in un modo in cui non si era mai visto prima, cioè la ripresa col drone dall'alto della corsa è una grande novità, e vediamo per l'ultima volta la vittoria del Poggio, Madonia, che arriva sulla sommità del palo, sì, e spegne l'incendio, e Andrea Bambini subito dietro, sì, che ha avuto, diciamo così, l'attesa di aspettare il pulitore. Invece la Contrada del Poggio ha avuto una strategia sicuramente vincente. Ed è proprio con queste ultime immagini, con di nuovo i festeggiamenti del Poggio, che ringraziamo tutti coloro che ci hanno visto. Ringrazio te per aver commentato insieme a me la gara, per aver dato quell'esperienza che, diciamo, a me mancava rispetto al palio della Rivalsa. E quindi direi che a tutti coloro che ci stanno guardando, ma anche a Contradaioli, che sono praticamente a pochi metri da loro, buon festeggiamento del palio della 26esima edizione del palio della Rivalsa di Bettolle. E complimenti a Chiara Cacace, perché se no nessuno ti presenta. Complimenti per aver fatto gli onori di casa da forestiera, poi. C'è stato uno studio. Sei stata assolutamente capace, e quindi grazie Chiara. Grazie mille a tutti voi, ringrazio di nuovo Val di Chiana Media e Lightning Multimedia, e nulla, buona serata.